Eccoci, benvenuti o bentornati in una nuova live ASMR. Questo è per pochi e da tantissimo che non ci vediamo, vero? Da tantissimo. Bene, se è da tantissimo che non ci vediamo e non siete ancora iscritti al canale, naturalmente non dimenticate di iscrivervi e di seguirmi anche su tutti i vari social che vedete qui così. Bene, qualcuno potrebbe dirsi: Luca, in che senso? Perché lanci queste cose? Allora, è successo che innanzitutto siamo tipo, non so perché, non in elenco. Ok, aspettate, che casino ragazzi, che pasticci. Allora, sostanzialmente questa live era già cominciata una volta, ok, ora dovrebbe essere pubblica. Questa live era già cominciata una volta, ma la mia simpatica connessione a internet aveva ben deciso di dire: ma sai cosa Luca, questa sera la live te la faccio cominciare così, senza la connessione via cavo, bensì con il wifi, che come ben sapete mi pensartella brutalmente, e quindi ho stoppato tutto, ho resettato la mia connessione, ha funzionato, si era proprio impallata ragazzi, e siamo di nuovo qui, e devo fare una nuova storia per Instagram, perché chiaramente ho cancellato quella precedente. Oddio, potrei ripubblicarla cambiando il link, potremmo farlo. Aspettate, come faccio? Non lo so ragazzi, faccio prima a fare una nuova foto e a pubblicare quella nuova. Ok, allora, mamma mia ragazzi, cioè io salto una settimana su YouTube e succede il finimondo, cioè nel senso sembra che io sia veramente uno scappato di casa che non abbia mai fatto niente. Eppure ragazzi, ero anche in anticipo, no? E uno dice: potresti aver guardato le cose prima. E raga, questa proprio non potevo testarla, e va bene così, pubblichiamo la storia. Ok, è così ragazzi. Ciao Ilaria, ciao Cap, ciao Giovanni, ciao Alessia, eccoci Eleonora, da quanto tempo Ele, ciao Modular, ciao Laura, ciao Ricky, rieccoci Psycho. Tutto bene Ale, tutto bene, anche se abbiamo avuto questo inizio di live, insomma, non al top, però dai, ce l'abbiamo fatta. Allora, aspettate, perché io mi ero anche messo un widgetino per avere l'ora sul suo OBS, così da non bruciarmi, eccolo qui, per non bruciarmi i 10 minuti bollenti e queste cose qui. Raga, ho fatto una roba tutta carina, orario, ok, e niente, come sempre raga, l'universo mi si mette contro, è così, cosa ci vogliamo fare? Eccolo qui, questo lo mettiamo qui, ok, dai, se la fortuna vuole, possiamo farcela, io non ci conto troppo, ma l'importante è iniziare. Dopo che abbiamo iniziato siamo a cavallo dal mio punto di vista, quindi perfetto. Praticamente, allora, non so se lo sapete, ve ne avevo parlato qualche millennio fa, ho comprato anni addietro un aggeggino che mi passa la connessione internet, per averlo cablato senza fare mille giri con il cavetto internet, passa la connessione internet tramite i cavi della corrente, solo che non so perché non si è collegato correttamente, e quindi vabbè. Allora, facciamo un respirone e facciamo finta che sia una live normalissima. Sono le 23.45, ma facciamo finta di averla cominciata solo 4 minuti fa e che quindi siano le 23.34. Ne lo sappiamo, ma loro non lo sanno. Chi la guarda on demand non lo sa. E va bene. Allora, Capri mi chiede cosa ho mangiato a cena. Ho mangiato la frittata. Ciao Sofia, Eleonora, abbonata da 36 mesi. Se non è supporto questo, cara Ele, che cos'è?
Che cos'è? Ciao Mary, Gippo mi chiede cosa ci racconti di nuovo? Ottima domanda, Gippo, alla quale in realtà non saprei darti risposta. Posso dirti che questo interessa un po' tutti probabilmente, sto ragionando come proseguire con i canali, con le varie cose, perché mi Raga, io tipo così, l'universo ce l'ha con me oggi. Ora mi dovreste rivedere, però mi confermate? Se non mi vedete, è inutile che io vi dica di uscire dalla live e rientrare. Ok, ricomparso, perfetto. Raga, dovesse ricapitare, aspettate. Aspettate un attimo. Allora, adesso la connessione col cavo c'è. Il problema è sempre quello che la rete migliore d'Italia, se questa è la rete migliore d'Italia, io non voglio immaginare come sia la peggiore. E ho detto tutto, ecco, quindi già. Infatti ho visto l'alert tipo OBS disconnesso, tipo, ma perché? Ma perché? Questa voleva essere una live rilassante, tranquilla, con il rumore delle gocce che cascano sul tetto in sottofondo. E niente, ragazzi, se arriviamo a mezzanotte probabilmente è già un traguardo, no? Cioè, nella mia testa, cioè, dai, facciamo una live bella lunghettina, visto che mercoledì non stavo bene, non sono venuto in live, sabato scorso c'era l'Eurovision, non sono andato in live. Niente, raga, e vediamo, insomma, a questo punto non vi do degli orari di conclusione perché non lo so per come sta andando, potrebbe terminare alle 4 di notte come fra 3 minuti, ok? Quindi, ecco, incrociamo le dita, ma ecco, non mi aspetto grandi cose a questo punto. Fai colazione ogni tanto sì, ogni tanto no. Non sono quello che fa comunque le grandi colazioni abbondanti con, che ne so, 25.000 cose, no. Quando faccio colazione in genere mi bevo un bicchierozzo di latte Nesquik e scranocchio qualcosa, insomma, o dei biscotti o se c'è magari della torta, mangio della torta, faccio colazione dolce comunque, oppure che ne so, delle fette al latte molto industrial o della focaccia dolce, insomma, roba di questo tipo, ecco, roba così. Wiz, ho la connessione rossa. La connessione rossa. Non voglio fare dissing aperti perché, insomma, devo dire la verità, se un giorno qualche operatore mi proponesse di fare una collaborazione con grandi cash, mi tirerei forse indietro. No, però ecco, se poi risultasse che ho sparlato dell'operatore fino al giorno prima, ecco, allora se io rimango sul vago e non faccio nomi aperti ma intuitivi, posso dire, ma io non ho mai parlato di quell'operatore, parlavo di un altro operatore. No, cosa non si fa per i soldi sostanzialmente. È così, è così. Ciao Alessandro, tutto bene? Tu come stai? Spero bene anche tu, spero bene anche tu. Ora devi continuare quello che stavi dicendo. E chi si ricorda dove stavo navigando con le mie conversazioni, Gibbo? Ricordatemi anche a me, ricordatemelo. Uno schermo per la connessione che scattava su Fortnite. Ecco, questo forse è un po' too much. Questo forse è un po' too much. Ti ho mandato il fermo immagine del blocco in live. La tua espressione dice tutto. Adesso voglio andare a vedere, scusatemi, ma questa cosa, ecco, voglio andare a vederla.
Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria. E vabbè, ragazzi, insomma. Un giorno confido nel fatto che anche da me arriverà la fibra, quella definibile tale, ok? E sarà tutto un ricordo. Devo dire che, allora, settimana scorsa ho chiamato l'assistenza dell'operatore rosso perché avevo il wifi che ogni, non so, letteralmente 2 ore moriva e ripartiva. E mi dicono: ah, guarda, potrebbe essere un'interferenza, magari anche delle ciabatte che hai per casa. Che dico? Cioè, nel senso, non la ciabatta, la pantofola, ok, però dico, non vedo perché dovrebbe fare interferenza con il wifi, ma va bene. Non avessi mai chiamato. Il giorno dopo iniziano a chiamarmi quelli della team e mi dicono: ah, abbiamo visto che lei ha chiamato l'operatore rosso per chiedere assistenza sulla rete. Non so come facessero a saperlo. E noi le possiamo proporre di passare alla nostra rete perché così va molto meglio. E come gli dici, ma io veramente ho solo un problema di wifi, non ho un problema con la rete, a parte adesso. E mettono giù. Hai infame. Insomma, già rompono le scatole normalmente. Paola, 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 grazie mille, Paola. Boom, 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 boom. Hai fatto arrossire anche le luci. Hai fatto arrossire anche le luci. E carissima Paola, oh stasera sono in modalità Tiziano Ferro, ma va bene. Ha una domanda con il libro delle risposte, avendo fatto il super. Ricordo invece che il libro delle risposte rimane per chi è già abbonato durante i 10 minuti bollenti da martedì da Twitch, ma ce la portiamo avanti. Abbiamo una nuova regola, abbiamo una nuova regola, ok? Che vi spiegherò dopo. Allora. Cipo mi diceva che parlavo dei canali. Sì, allora vi stavo raccontando che sto ragionando, insomma, di fare qualche modifica ai canali. Li chiudo tutti. Boom. No, no, non li chiudo, non li chiudo. Ma sto ragionando una roba che non voglio ancora dirvi. Era già in progress, poteva essere già in progress stasera. Mi viene da dire per fortuna che non è in progress stasera, perché per come sta andando la live con tutti questi disagi tecnici sarebbe stato tipo un brutto segno, ok, un brutto segno. Ma sto ragionando di fare una roba che secondo me potrebbe piacervi molto, estremamente tanto. E quindi, insomma, aspettatevi delle modifiche. La lancerò come modalità estiva, poi se funziona la teniamo durante l'anno. Vediamo. Vediamo, però ecco, aspettatevi delle differenze, aspettatevi delle differenze. Paola carissima, come stai? Spero bene, spero bene. Alessandro, io di lavoro realizzo siti web, fatta proprio in soldoni, in soldoni. Ale, Luca amico Filed, pure i miei sono blu e rossi. Ma sai cosa? Perché obiettivamente nel corso del tempo ho provato vari colori per i LED, ma non lo so, ho trovato che blu sia il colore che mi piace di più. In queste ultime live in realtà erano spenti i LED, si accendevano in blu solo quando arrivavano i super. Però mi sono detto: ma senti, a me piacciono. Fuck, a me piacciono, li tengo accesi. E il rosso ci sta, insomma, quando arriva il super chat, no? Tipo, così che se me lo perdo perché sto chiacchierando, il rosso mi spara flash e me ne accorgo. Me ne accorgo, ecco. Quindi, dai, dai, dai. Ciao Marco, tutto bene? Tu come stai? Sono Ludovica di cui ti parlavo su Twitch. Mi ricordo di te, Ludo. Mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo. Ottimo. Così adesso riesco a fare un match. A fare un match. Ah, in realtà so fin l'indizio. Te lo direi anche, ma sei un po' sus, non posso dirtelo. No, in realtà conto di gestire diversamente l'uscita dei video. Conto di far uscire in modo diverso i video, in una modalità diversa, ok? Quindi i video continueranno a esserci, ma in modalità diversa. Quindi, non lo so, raga, anche io devo dire, dopo 4 anni ho necessità in qualche modo di, non lo so, rivoluzionarmi un attimo, forse, non lo so, non lo so. Marco, Marco, boom, 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 anche tu hai fatto arrossire le nostre luci. Grazie mille, Marco. Piacere
PLN non ho idea di quale valuta sia, ma grazie mille. E anche tu, caro Marco, hai a disposizione una domanda con il libro delle risposte. Come funziona? Paola, Paola, ma grazie di cuore, ma grazie di cuore, boom, 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 boom. Super gentile, cara Paola, super mega extra gentile, grazie mille. Allora, come funziona il libro delle risposte per chi si abbona o per chi manda un super chat, per chi non lo sapesse? Lo teniamo come ringraziamento, insomma, per chi si abbona o si è abbonato o per chi manda un super chat. Voi pensate a una domanda, potete scriverla in chat, potete pensarla, se la pensate mi dite ok Luca, la sto pensando, vediamo cosa dice il libro. Deve essere una domanda chiusa, ok, risposta chiusa, quindi immaginate una domanda che debba avere come risposta sì oppure no, ok? Non altre risposte. Io interrogo il libro che dentro ha una marea di pagine, ce n'è tantissime, vedete, ok? Che ha delle risposte, sì concreto. La risposta potrà arrivare in un'altra forma, le cose andranno bene, roba così. E avete la vostra risposta, e avete la vostra risposta. Quindi, sia Paola, che forse però sta già andando a dormire in questo caso, ciao Paola, sia Marco, visto che avete mandato un super chat, se volete potete fare una domanda con il libricino. PLN sono soldi polacchi, mi sa, vediamo, ma in Polonia non hanno l'euro. Io sapete che sono veramente fuori dal mondo su questa cosa. PLN, vediamo. Polacco. E quindi no, non hanno l'euro in Polonia. Ma io ero convinto di sì, ragazzi. Che ignorante che sono, va bene. Si chiama Sloty Polacco. Uno Sloty Polacco. Uno Sloty Polacco. Sì. Hai ragione, Daniele, sono proprio gli Sloty. Sloty. Ciao Giacomo, come stai? Spero bene. Luca, tra un mese ho l'esame di maturità, ho troppa ansia. No, guarda. Allora, ascolta, ti dico questa cosa. Negli ultimi 40 secondi che ho prima dei 40 minuti bollenti. Come no, dei 10 minuti bollenti. Ci sta che hai l'ansia. Ci sta che hai l'ansia, ok? Ma fidati, fidati, appena avrai finito dirai, ma tutto qui davvero, fidati, andrà una passeggiata, Giacomo, ma bentornato nei dormiglioni raga, e 4, 3, 2, 1, 10 minuti bollenti, starts now, non mi sono fatto per niente prendere dall'Eurovision con Europe Starts Voting Now. Bene, 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 bene. Ah, sì, Giulia, sono 66 centesimi, sono 66 centesimi. Te lo confermo perché mentre cercavo PLN mi è venuto il convertitore e volevo capire quanto valesse uno sloto è corretto? È corretto? Allora, 10 minuti bollenti, raga. Per chi fosse nuovo della situa, 10 minuti durante i quali, quindi da mezzanotte fino a mezzanotte 10, potete fare domande zozze. No, no, no. 10 minuti durante i quali solo gli abbonati possono scrivere in chat, ma tutti gli altri possono continuare a vedere la live e a leggere la chat, solo a non scrivere. E gli abbonati possono fare le domande al libro. Regola da questa settimana. In realtà da martedì su Twitch, ma per noi su YouTube da questa settimana iniziamo a fare una domanda a testa, ok? Così da non intasare troppo, da rispondere con la giusta tempistica senza che io debba correre. Poi, se vediamo che manca ancora un tot e 10 minuti bollenti alla fine e la situazione è tranquilla, possiamo fare un secondo giro. Quindi iniziamo sempre con una domanda, ok? A testa, così da riuscire a farla tutti e avere per tutti lo stesso tempo di commento. Bene. Tutto bene, Giacomo, tu come stai? E tra le altre cose, davvero grazie mille per esserti riabbonato. Ti ringrazio davvero tanto per il supporto, Giacomo. E naturalmente anche tu avrai a disposizione la domanda sia nei 10 minuti bollenti che dopo essendoti abbonato in serata. E
Eleonora, caro libro, pioverà il 3 giugno, PS, il compleanno di Ale, volevo fare una festa all'aperto, ma pare novembre per ora. Ecco, allora, vediamo un po', Ele, vediamo un po' cosa ci dice il libro. Libro, 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 libro sì buono. Concediti una pausa. Hai bisogno di riposarti. Sei sul posto giusto, sul posto, sul canale giusto, sei sul canale giusto. Infatti non hanno detto ancora nulla, ma vista la situa che c'è in Emilia Romagna, giusto attendere. Speriamo di sì, perché sono 850.
stesso primo pensiero dei miei amici dell'Emilia Romagna che non hanno più casa. È una terribile situazione, devo dire. Avevo anche cercato, non ho guardato stasera, ma mercoledì, prima di decidere di sospendere la questione live, perché avevo un mal di testa atroce nel pomeriggio. Avevo guardato, magari ve lo dico dopo però, perché sennò vi rubo i 10 minuti bollenti, ne parliamo dopo, mi ricordi questa cosa e, dell'Emilia. Comunque sì, 850 euro, beh, penso proprio che ve li rimborseranno, e come, altro che. Come è finito? E vabbè, mi è andata male. No, aspetta. Ah sì, l'Eurovision è finito, dura una settimana, sostanzialmente 3 giorni, martedì, giovedì e sabato. Mi hanno fatto martedì, giovedì e sabato scorso. Oh sì. Ciao Nancy, come stai? Spero bene, spero bene. Una cosa, si blocca ogni tipo fine parola, è un problema con la mia connessione? Probabilmente sì, Giulia, perché in questo momento sembra andare bene. Prova a chiudere la live e a riaprirla. Quando vi capita questa cosa provate a fare così, uscire proprio da YouTube e rientrare, potrebbe sistemarsi. Non è che nasce dalla vostra connessione, che la mia connessione ogni tanto si blocca e magari fa impallare il vostro YouTube. È un mix di cose, un mix di cose. Allora, domanda per il libro: riuscirò a prendere l'iPhone 13? Vediamo, Nancy, vediamo. Io anche sto pensando di cambiare il mio, perché inizia a non andare più granché. Sono tentato di prendere uno di quelli piccoli, raga, perché non lo so, adesso ho l'11 Pro Max, ma è tanto grande, tanto grande. Comunque vediamo cosa dice il libro per te, Nancy. Libro, Nancy, riuscirà a prendere l'iPhone 13? Va oltre. Buttati sul 14. Buttati sul 14. Allora a questo punto, se devi buttarti sul 14, hai fatto 30, fa 31, aspetta un paio di mesi, che così esce il 15 e il 14 lo trovi sicuramente a meno. Luna, domanda che vorresti fare te al libro. Andrà tutto bene? Oh, che culo. Sì, bene, grazie libro e grazie di questa domanda. Molto bene, Giulia, tanto si sta reimpallando di nuovo, quindi figurati. Ci siamo di nuovo. Allora, Giulia, cortesemente non chiudere più l'app di YouTube, perché se la chiudi mi fai saltare la connessione a me. Si scherza, si scherza. Giacomo scrive: Nancy, se lo paghi di sicuro riesci a prendere. Buonanotte, Ale, buonanotte. Ma figurati, Nancy, figurati. Andrà tutto bene tranne la connessione, sì, sicuro, sicuro, Ele, sicuro. Allora, abbiamo concluso i nostri 10 minuti bollenti. Ecco, devo dire, raga, che questa cosa l'ho testata su Twitch martedì e mi era garbata quello di limitarci, insomma, con le domande, perché così riusciamo a farle con una tempistica più corretta, e devo dire, mi piace di più, mi piace maggiormente, mi piace, mi piace. Stavo dicendo prima della questione dell'Emilia Romagna, avevo guardato, anzi voglio riguardare adesso, mercoledì sera, prima di fare la live, che poi non è stata fatta nella realtà delle cose. Voi non so se lo sapete, ma c'è la possibilità di impostare una raccolta fondi. Sostanzialmente, se mandate dei super o penso anche agli abbonamenti, è possibile mandarli per una raccolta fondi, chiaramente non creata dal sottoscritto, ma di quelle che già esistono, ma non ci sono raccolte fondi per l'Emilia Romagna in questo momento su YouTube utilizzabili, quindi non saprei proprio a chi mettere la marmi, direi di no, vediamo tipo Croce Rossa. E che vanno generiche, a parte che non c'è manco la Croce Rossa. Protezione civile, no. Quindi, raga, purtroppo non si può fare. Se avete piacere di fare delle donazioni, però, no, non c'è niente, raga. Ma che strano che non abbiano fatto. Sarebbe stato, secondo me, una cosa molto carina, molto utile. Procedete diversamente che non tramite YouTube. YouTube non se vuole spatte per sta roba, sembra di no. Certamente Paola, avendo fatto il super chat, assolutamente sì, puoi farla. Ciao Ferdinando,
Ciao Salvatore. Ciao Lucy, potranno mai sposare le persone dello stesso sesso senza pregiudizi? Domandone non solo per il libro. Allora, per il libro, come sai, Superchat abbonamenti perché è dedicato a chi, insomma, come ringraziamento. Io sono convinto di sì, sono convinto di sì. Fortunatamente, l'Italia non è il centro del mondo. Altrove è già possibile. L'Italia, purtroppo, con la situazione attuale, sapete che non mi fa impazzire parlare di politica perché poi ognuno ha le sue visioni, retrograde o meno, ma la situazione attuale italiana penso sia incommentabile. Ok, fortunatamente ci sono le elezioni ogni tot di anni e quindi ecco, tempo al tempo ragazzi, ci evolveremo anche noi, ci evolveremo anche noi. Altrove comunque è già una cosa fattibile, quindi insomma. Poi si chiedono perché la gente vada all'estero. E fatti delle domande, carissima signora, donna, madre, cristiana, e vattela a pesca. Però è così, è così. Ah, ciao Greta, ciao Greta. Tony mi chiede, hai la sedia della Trust? No. Nope. Tutto bene, Shadow, tu come stai? Come stai? Spero bene. Allora, Paola ci chiede se sta facendo la facoltà giusta. Scopriamo. Gli altri giorni, allora, mercoledì
La live in realtà era programmata, infatti quella che vedete adesso circa era quella programmata per mercoledì, ma mercoledì sera, già poco prima di cena, mi è preso un mal di testa assurdo. Ultimamente mi stanno tornando spesso, ma è dipeso sicuramente un po' dallo stress, un po' dalla sinusite che in questo periodo sempre mi prende. E dopo cena ero proprio a pezzo, ho detto vabbè, mi prendo una tachipirina, è l'unica cosa che in genere mi fa passare il mal di testa quando mi prende. E raga, non c'è stato assolutamente verso, non mi ha fatto proprio effetto, al che sono state le 10:30, mi sono buttato a dormire e via, proprio ho fatto una dormita, ho dormito penso 12 ore, no, ma una decina di ore abbondanti, si era un sacco di tempo che non dormivo così tanto, un po' la sinusite, un po' la stanchezza, insomma un po' il tutto. E poi invece sabato scorso qui su YouTube non ho fatto la live perché c'era l'Eurovision, sapete che sono mega fan dell'Eurovision e l'Eurovision finisce già all'una passata, quindi insomma è finito quando avrei finito la live. Devi fare una live partendo all'una di notte, tipo vi voglio bene, ma non così tanto, non così tanto, e quindi non l'ho fatta, però ho mancato soltanto queste due, ecco. Yatome scrive: sto bevendo la quarta tazza di latte per dormire, occhio, perché se è latte normale magari rischi poi un po' di... Non è che voglio dirartela, però tipo io il latte normale non posso berlo più, cioè nel senso mi fa brutti effetti, raga, brutti effetti. No, quello non ho dubbi sul fatto che mi piaccia o sul fatto che ne sia capace. Beh, allora, sul fatto che ti piaccia non mi esprimo, perché insomma... it's up to you. Sul fatto dell'esserne capace, secondo me se ci si impegna si può riuscire in tutto, ok? Poi certo, magari ci sono delle cose su cui uno può essere più portato o meno portato, ma penso che se c'è la passione si superano anche gli eventuali ostacoli, no? Cioè, ti faccio l'esempio, metti che tu sei super appassionata di matematica, di numeri affini, e scegli, che ne so, di fare... ingegneria, immagino ci siano tanti numeri. Seriamente? Basta l'imposizione del mio culo per far spegnere gli antifurti. Ecco, io penso che magari se anche tu, per dirti, magari fossi più portata in lettere, ma hai la passione per la matematica, credo che alla fine la tua passione sarebbe talmente forte da farti superare gli ostacoli. Adesso ho fatto un esempio stupido che sicuramente non rende l'idea, ma magari si riesce a capire. Ti porta a impegnarti quel tanto in più da superare l'eventuale ostacolo che hai col numero, ok? Non so se... Però, aspetta. Stava dicendo, secondo me se l'hai scelta non farti il problema dell'oh mio Dio, ne sarò capace oppure no. Perché l'hai scelta e vorrà dire qualcosa, secondo me. Quindi, don't worry about it. Ciao Sara, oggi probabilmente passo solo per un saluto, vai tranquilla Sara, mi fa anche piacerissimo quando passate per il semplice saluto, anzi, anche più che piacere, mi fate sentire nei vostri pensieri e quindi mi fa un sacco piacere. Buonanotte Giacomo, buonanotte. Gabriele scrive: ciao Luca, ciao Gabri, non può esserci una migliore compagnia della tua... il sabato sera dopo che si torna a casa. Mi fa un sacco piacere. Tra le altre cose, mentre leggiamo un po' di chat, io vi faccio un po' di brushing, così facciamo un po' di trigger anche. Perché io mi perdo a chiacchierare, che è la cosa che a me effettivamente piace di più fare durante le live. Però mi rendo anche conto che a tanti di voi... e piacciono anche i trigger durante le live, e quindi facciamo qualcosina. Ciao Fiero, non mi ricordo se ti ho già salutato perché sto leggendo la chat tipo qui, quindi magari ti ho già salutato, nel caso ciao saluto due volte, ciao saluto doppio. Stasera sono un po' così sfasato. Esatto, Giulia,
proprio per quello, perché Psyduck aveva l'attacco mal di testa, no? Faceva venire mal di testa. In realtà non era partito con il Mettuno Psyduck, perché chi se lo ricordava. Quindi ho cercato nelle emoji di... non le emoji, negli sticker di Instagram, mal di testa, ho detto vediamo cosa esce. È uscito Psyduck con il suo attacco, ho detto mi sembra adatto, poi avevo talmente mal di testa che ho detto va bene così, va bene così. Frittata Beppe, frittata, frittata. Devo fare tipo una rubrica giornaliera tipo su TikTok, ecco, visto che non sto pubblicando nulla neanche su TikTok. Tipo cosa ha mangiato Luca oggi e in whispering mi dico cosa ho mangiato. C'è molto interesse per cosa mangio. Un interesse malsano, malsano, malsanissimo. Ciao Prince, tutto bene, tu come stai? Ciao Pandex, ciao Jessica, ciao Alex. Dai Vincenzo, speriamo di riuscire a rilassarti un pochino. Oggi è andata bene Nico, devo dire di sì, mi sono svegliato. Allora devo dire che anche questa notte ho dormito tipo parecchie ore, perché mi sono messo a dormire che erano circa le 10:30 e ho dormito, mi sono svegliato penso alle 8 e poi mi sono riaddormentato fino verso le 10:30 giù di lì, quindi ho dormito parecchio. E poi quando mi sono alzato ho trafficato un po' con della roba per l'assicurazione della macchina che devo cambiare, perché non la sto usando tantissimo e quella che attualmente pago uno sciupù e ne ho trovata una che pago a chilometro, quindi insomma usandola poco pago tipo sostanzialmente un terzo di quello che pago adesso. E poi ho guardato un po' di TV, ho dormito un'altra 2 ore perché avevo ancora sonno, raga, questa settimana è stata intensa. Poi mi sono fatto un giro qui nella mia zona sotto la pioggia per vedere un po' com'era la situazione, ho fatto l'umarell della situazione per i fiumi sostanzialmente. Devo dire che qui è vero che da un paio di giorni che piove senza smettere, ma piove poco, cioè non fa quelle piogge corpose, quindi la situazione in realtà è molto normale, cioè non diversa dal solito di quando piove, ecco. Quindi su questo fortunatamente la mia zona è fortunata. Poi mi sono aggiustato un po' i capelli, spoiler, non so quanto bene o quanto male, ma sto testando un aggeggio che vi farò vedere nelle prossime settimane su Instagram per una collaborazione. Tra le varie cose, ma una roba con 3R per sfumare, insomma, il taglio dei capelli che effettivamente sembra funzionare, devo imparare a usarlo, ma sembra funzionare. Quindi mi sono sistemato un po' i capelli, un po' la barba, perché era un po' lunghetta per i miei gusti. Poi ho giocato un po' a Zelda, poi ho cenato, poi ho guardato un po' la TV di nuovo. E poi eccoci. Cosa avete fatto invece? Com'è andata la vostra giornata? Ditemi un po', ditemi un po', ditemi un po'. Gabriel usa un computer della Lenovo, mi sembra sia della Lenovo. Non chiedermi dettagli perché, guarda, i dettagli posso anche dirteli se vuoi, ma devo andarteli a vedere su Amazon e faccio prima linkarti il computer che ho comprato, che non a dirti perché onestamente, raga, nonostante gli occhiali, niente di ste robe. E quindi allora vediamo se riesco a trovare il link, vediamo tra le altre cose vi eccolo qui, è lui, mi hai fatto così il mio computer, sì è lui ha questa roba sopra. Vi ho lasciato nei messaggi bloccati della chat un link affiliato attraverso il quale, se non avete ancora provato Amazon Prime, potete
potete avere 30 giorni di Amazon Prime gratuitamente. Potete attivare la prova e poi disattivarla subito dopo, così da non, insomma, se non volete usarlo, finiti 30 giorni non avete altri costi. E ve l'ho lasciato perché se lo attivate Amazon mi dà tipo un euro, come tipo, oh, cioè, portato uno che ha provato Amazon, quindi ti diamo un euro. Quindi se vi va di supportare il canale gratuitamente, quello è un ottimo modo. Allora, il mio PC per lo stream, vi lascio il link così potete andare a vederlo. Adesso magari vi ho linkato chissà cosa. Cosa vi ho linkato? Il computer, sì. L'ho comprato l'ultima volta il 9 dicembre 2020, ha quasi 3 anni, mamma mia. Devo dire che mi trovo bene, e mi l'ho preso, insomma, principalmente per fare le live, perché avevo quella necessità lì che, insomma, con il Mac non era fattibile, si bloccava l'ingresso video, tutto era un disastro, e questo, devo dire, ha fatto il suo, finora ha fatto il suo, assolutamente sì. Hai visto Amici? No, sono, penso, 10 anni almeno che non lo guardo più, non lo so. A me piaceva all'inizio come era fatto, poi adesso non lo so, non è né più nei miei gusti. Non so perché, ma ultimamente mi sveglio 4-5 volte a notte, credo sia colpa dei turni di lavoro, pesantuccio. Ma tu che turni fai, Nico? Che turni fai? Fai tipo anche possibilmente la notte? Cioè, capita? Succede, perché in quel caso sì, ci sta che l'orologio un po' si sbarelli, no? L'orologio interno. Ed è un po' una rottura di scatole, immagino. Io non riuscirei a fare i turni di notte, nonostante, insomma, vada a dormire tardi. È un po' così. Si è attivato Spotify, sono passato da Luca SMR agli Slipknot. Non ho idea di cosa siano, di chi siano gli Slipknot, ma mi fa sempre un sacco piacere quando mi ascoltate su Spotify. Mi fa sempre anche molto strano, devo dire, sapere di essere su Spotify con le persone che mi ascoltano. Roba assurda per me, molto assurda. Buonanotte Ludovica, grazie mille per essere passata e avermi fatto fare il match con la Ludovica di Twitch. Buonanotte. Luca, ma tu per caso ti ricordi com'è stato il tuo esame orale di terza media? Allora, ho dei vaghi ricordi, non bellissimi devo dire in realtà, perché avevo l'esame, poteva essere forse alle 10 del mattino, e dovevamo portare tutta una serie di cose, tipo, non so se adesso si fa ancora, ma io ai tempi facevo educazione tecnica, la fate ancora educazione tecnica? Boh. E io, raga, già ero un po' agitato perché la nostra prof, ricordo, ci aveva fatto fare, tipo, sul quaderno di tecnica, dovevamo fare la copia dei disegni che c'erano sul libro di educazione tecnica, ok? E all'educazione tecnica, boh, ricordo, avevamo fatto tipo tre altre cose prima. Mi dite se fate ancora educazione tecnica? La fate, non la fate? Cioè, sapete che cos'è educazione tecnica? Perché se non sapete che cos'è, vi faccio un recap di quello che facevamo. Se sapete che cos'è, non serve. Io faccio tecnologia. Credo sia una roba differente. Vabbè, dopo vi spiego quello che facevamo noi, educazione tecnica. Ah, Nicolas la faceva. Ok. Non credo che sia la stessa cosa. Non credo che sia la stessa cosa, tecnologia. Dopo vi spiego cosa facevamo. Comunque avevo sto quaderno su cui non avevo ancora colorato tutti i disegni la sera prima. E quindi io l'ho passato buona parte della sera prima a colorarmi sti cacchio di disegni con le matite, che un incubo, vabbè. Comunque arrivo la mattina, questo quaderno manco l'hanno guardato tra le altre cose, quindi potevo tranquillamente passare la serata a fare altro, ma arrivo là un po' in anticipo, giustamente. La mia scuola era tipo, che ne so, 10 minuti a piedi, ok, da dove, ma neanche, ma sì, facciamo 10 minuti a piedi da casa mia, quindi ero andato a piedi. Io, cacchio, ma io non ho ripassato scienze. Quindi cosa faccio? Torno indietro a casa per prendere il libro di scienze, torno a scuola per essere lì e ripassare scienze, tipo 5 minuti mi fanno entrare, tipo,
speriamo non mi chiedano scienze. E poi ricordo che boh, bisognava forse portarmi, non lo so, questa roba non mi è stata ancora chiara neanche adesso. Ricordo che mi avevano chiesto di fargli vedere il. Ci avevano fatto fare in classe tipo un diagramma, ok, per decidere, cioè per far capire, ma non so neanche come si chiama, raga, non mi ricordo più. Immaginatevelo come se fosse un foglio, ok, dove c'è tipo l'argomento centrale, poi le varie cose che avresti trattato, no? Una mappa concettuale, tipo, anche se non la chiamavano così, ma ce l'avevano fatta fare in classe tipo 6 mesi prima e nessuno, o perlomeno nessuno a me ha mai detto: Luca, portala poi all'esame questa roba. Quindi arriviamo, ah, dov'è la tua, chiamiamola mappa concettuale, io tipo, a casa? Cioè, nel senso, se non mi dite di portarla, io mica la porto, che cosa faccio? Mi porto tutto quello che ho fatto durante l'anno. E infatti poi c'era, non so se mi fa, ah, com'è, non l'ha portata? Io gli faccio: l'ho dimenticata, della serie, ma che cazzo, sapeva che bisognava portarla sta roba, no? Cioè, fatta veramente tipo a febbraio. Questa mappa e poi il resto onestamente non mi ricordo assolutamente dirti cosa mi avessero chiesto o non chiesto, fatto fare o non fare, no, non mi ricordo proprio nulla, ho proprio solo questi ricordi del sottoscritto che era già in questa stanza che colorava la sera prima di sti disegni e io che torno a casa a prendere il libro e torno a scuola e questa cosa di questa mappa così. Altro non mi ricordo. Luca, è la stessa cosa, insegno alle medie ora, la tua età, ho fatto ed è tecnica alle medie. Ok, quindi mi confermate che a tecnologia fate tipo anche cose tipo non solo disegno con le squadrette e le proiezioni ortogonali, fantastiche, mi piacevano un sacco, ma fate anche delle ore dove fate, tipo noi abbiamo fatto, che ne so, le risaie, come viene fatto l'olio, queste boiate qui, le fate ancora? Mary, mi confermi che le fate? Che le fanno? Ciao Roberta! Sì, robe simili, ok. Cioè, mi ricordo sta roba, che infatti poi dici, ma cosa c'entra con tecnica? Boh, e ricordo che noi eravamo andati a vedere le risaie, anche carine, belle, insomma, però dici, ma col disegno tecnico che c'entra sta roba? E comunque la prof ci faceva disegnare, che ne so, i macchinari per fare l'olio, che erano sul libro, sul quaderno. Qual è l'utilità di ricopiare una roba para para? È sul libro, mi devi far perdere tempo. Io già poi non sapevo disegnare granché, quindi figuratevi, ecco, si fa la parte teorica, fanno carta, ecco la carta anche, la carta eravamo andati a vedere anche le cartiere dove vanno i Kleenex, e ricordo che era stupendo, raga, perché poi c'era proprio la fabbrica, insomma, la linea dove mettevano tutti i fazzoletti. Raga, io impazzisco per queste cose, mi piace da matti vedere questi macchinari, queste cose qui. Bello, 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 bello. Una delle tante materie che poi non servono a nulla nella vita. Obiettivamente, sì, cioè, più che altro non capisco l'utilità di farlo col disegno tecnico, no? Non, quello mi sfugge, quello devo ammetterlo, mi sfugge. Però evidentemente c'è un perché se lo fanno assieme. Fatto che io non lo capisca, ecco. Luca, quando un trigger con i cucchiaini, ma Giulio, ma basta chiedere, ma basta chiedere. Allora ho abbassato un pochino la sensibilità anche, perché sennò vi stordisco. Eccoli qui. Ciao Rosaria. C'entra il vetro con tecnica, ancora devo capirlo, eh. Perché insomma ci sta tipo materie tecniche. Mi spieghi come si fa il vetro, come si fa l'olio, come funziona una risaia. Cose un po' anche casuali, ma va bene.
Ma quel disegno tecnico con quel... No, non lo so, non lo so. Ciao, ciao.
cosa hai visto? Cosa davano? Grazie, Ferri. Mi ricordi erano gli End Sound o End Smooth, non mi ricordo, forse è la stessa roba, forse vado a vedere. Ecco, vedi Chiara, mi perdo le cose per strada. Ti piace andare al cinema? Io andrei ogni giorno. Guarda Nico, ti rispondo dicendoti l'ultima volta che sono andato al cinema deve essere inizio 2018. Quindi sono 5 anni che non vado a un cinema, figurati. Ma perché devo dire che, raga, ultimamente tipo 7 film su 10 sono con i supereroi. Schifo. Senza offesa per nessuno, sono i miei gusti. Vanno tutelati, non mi piacciono. Non mi piacciono. Oppure film che non mi ispirano per niente. Nell'ottica poi che ormai tempo 2 mesi i film li ritrovi su Netflix, su Disney Plus, su Amazon, in giro. Ma perché devo prendermi la spatta? Anche perché qui dove sono io non ci sono cinema, raga. Andare a un cinema decente significa farsi 40 km di strada per andare al cinema di sera. Ma chi c'ha voglia? Non io. Non io. Quella con il nano con il rauto. Ah no, non mi piaceva. Non mi piaceva, devo dire. Allora, a me quelle che sono piaciute, ma che dovessi canticchiarti ora, in tutta onestà, non riuscirei a farlo. Sono queste. Allora, a parte quella di Lorin che sì, carina, ma come vi dicevo già su Twitch mi aveva un po' stufato perché io è da tipo marzo che l'ascolto, no? Perché non sono canzoni come Sanremo che escono contestualmente all'Eurovision, possono uscire anche un sacco prima. Quindi era tipo da marzo che l'ascoltavo e insomma un po' mi esce dalle orecchie ormai. Tolta quella, mi è piaciuta appunto quella di Edgar Allan Poe, che non mi ricordo di quale sia la nazione, forse Austria, non lo so. Poi mi è piaciuta quella, io raga non mi ricordo di chi fossero le nazioni in tutta onestà, quindi prendetela così. Allora, quella dove ci sono le tipe vestite di rosa con la coda, che forse era della Repubblica Ceca, che adesso si chiama Cechia, tra le altre cose neanche più Repubblica Ceca, ok? Quella della My Sister's Crown, mi sembra si chiami. Poi mi è piaciuta quella dove c'era la tipa messa su quel piano inclinato, giusto per restare in tema di educazione tecnica, su quel piano inclinato dove proiettavano anche. Che a un certo punto era un pochino movimentata, ok? Ma non mi ricordo la nazione, però mi era piaciuta la canzone. Poi mi è piaciuta un'altra che non mi ricordo più di chi fosse, che c'era questa tipa bionda con i capelli corti, tipo un caschetto, tipo che cantava forse con 3 o 4 tipe. E mi ricordo che c'era Gabriele Corsi che diceva che quello che cantava, quella sorta di mantra, significava tipo qualcosa con il cuore, non mi ricordo. Non mi ricordo. Qualcosa tipo, ma qualcosa della natura. Però non mi ricordo neanche come faccia. Questo per farvi capire quando c'era, cioè, carina, ma non me la ricordo proprio. E poi, vabbè, mi è piaciuto Israele che secondo me poteva anche vincere. Ogni volta che faceva così facevo Schulz. Che ridere.
malvagia, ma mi è piaciuta più la performance della canzone, devo dire, cioè molto, boh, secondo me quella è l'esibizione da Eurovision, raga, cioè comunque vai lì, canti, balli, fai spettacolo, e basta, raga. Con un nome straniero, con Brachetti. Ah, non ho idea di cosa sia. L'ambiente era francese, ok. Non lo sento ora per la prima volta. Nancy, staccherò, non lo so, in genere stacco verso l'una, ma stasera penso che andrò un po' oltre. Andrò un po' oltre. Ciao Luana, benvenuta, benvenuta. Marco, mi piace molto, lo seguo da quando era X Factor, ma devo dire che secondo me Due vite non era la canzone per l'Eurovision, infatti io l'ho detto dall'inizio, sbagliandomi anche, dicendo secondo me si classifica malissimo, poi invece tutto sommato è andata bene, però non, secondo me non è una canzone adatta all'Eurovision, ci va qualcosa più, per dirti banalmente, fra quelle che erano al Festival di Sanremo, fra tutte. Secondo me poteva andarci forse o Cenere o quella di Paola e Chiara, che erano forse un po' il problema. Secondo me, sapete qual è? Che il Festival di Sanremo come discriminante per andare all'Eurovision non è corretto, perché in altri paesi tipo la Svezia fanno un festival, ok? Come potrebbe essere il Festival di Sanremo, e chi vince partecipa all'Eurovision. Ma fanno questo festival proprio con l'intenzione di chi vince va all'Eurovision, non con vinci il festival e poi in aggiunta vai là. Il Festival di Sanremo ha uno stile completamente diverso dall'Eurovision, cioè non devo venire a dirvelo io, no? E quindi ci sta che una canzone sanremese che può fare bene a Sanremo, chiaramente non è così evidente che vada poi bene necessariamente all'Eurovision, cioè i Måneskin sono un caso eccezionale secondo me in questo caso, ma perché la canzone non era particolarmente sanremese, converrete con me, no? Quella della Norvegia ti è piaciuta? Ricordami qual è quella della Norvegia, perché non mi ricordo quale fosse. Poi non è uno scrittore, sì, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, che scriveva anche delle cose un pochino tetre, cioè tipo uno scrittore, non dico dell'horror, ma circa. L'avevo studiato all'università in letteratura anglo-americana. Bravo, molto 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 bello, molto bello. Una curiosità da nerdino, ma nel tuo lavoro da sviluppatore di siti web ti occupi sia della parte di front-end che di back-end? Allora, tendenzialmente, diciamo così, tendenzialmente la parte di front-end la lascio sviluppare, a me piace più trafficare nella parte di back-end, dipende naturalmente sempre dal budget che c'è a disposizione, quando c'è il budget veramente risicato mi occupo di tutta la situazione io, quando invece c'è un budget su cui puoi lavorare bene preferisco dedicarmi alla parte di back-end e lascio a chi si occupa in modo decisamente approfondito di quello sviluppo lì, perché sicuramente escono delle cose non dico fatte meglio, ma sicuramente diverse da quelle che posso fare io. A me piace più smanettare dietro con il codice, ecco, però dipende un po' dalla situazione budget, diciamo così. Per vincere l'Eurovision ci vuole qualcosa di orecchiabile, secondo me ce ne avrebbe potuto vincere, sì, perché era molto catchy. A me Due vite, ma questo è un problema mio ragazzi, sia ben chiaro, non è un giudizio su Mengoni, perché ve lo dico, a me Mengoni piace, lo seguo veramente da quando ha fatto X Factor, e a me due vite non arriva, non c'è, cioè, una bella canzone, tutto quello che vi pare, però non ho mai sentito l'esigenza di sentirla su Spotify, ok? Cioè non mi arriva. E quindi poi, per carità, in base a questo giudizio valuto come potrebbe andare all'Eurovision, dato che vi dicevo, secondo me si sarebbe classificata estremamente male, poi è arrivata quarta. Quindi quando stoppo, raga, perché bevo acqua e poi parlo e poi vi digerisco sostanzialmente.
Queen of King, ah, quella di della tipa di Ligure. Non mi è dispiaciuta, ma devo dire non so perché, ma mi ha ricordato, non so perché, perché veramente non saprei neanche dirvi quale. Mi fa venire in mente Ava Max. Non è brutta, ma anche quella non è tra le mie favorite, devo dire. No, pur non essendo brutta, cioè meglio di molte altre, però dovessi scegliere, che ne so, le mie canzoni preferite, non metterei la sua. Sicuramente brava, però proprio come stile, ecco, la sua vocalità, il modo in cui canta, anche un pochino, non lo so, mi ha dato un po' l'idea di un modo di cantarla un po' lirica, forse, non saprei dire. Un po'. No, sono per una roba più easy. Ah, poi mi è piaciuta anche quella di. Non so più che nazione fosse, solo. Carina, carina. Però ecco, vedete che se già devo pensarci 20 minuti prima che mi venga in mente, c'è qualcosa che non va. Grazie mille Nicola, gentilissimo, gentilissimo. Ho letto Lovecraft e dicono che è simile. Penso di aver letto anche io qualcosa di Lovecraft. Tra le altre cose, Giulia, magari tu mi puoi aiutare in questo momento. Allora, io ricordo, ma non riesco a trovare da nessuna parte e non ho più il libro, quindi non so proprio come fare. Allora, io ricordo che quando ho fatto il corso di lettura anglo-americana all'università, ho letto, in questo libro c'erano vari racconti, c'era Edgar Allan Poe, forse c'era appunto qualcosa anche di Lovecraft, non sono certo, adesso devo andare a vedere questa roba, però magari mi sa aiutare. Avevo letto questo racconto breve dove c'era questa tizia che saliva sulla torre di un orologio, non mi ricordo il perché, e si sporgeva. Okay. E alla fine rimaneva con la testa bloccata tra le lancette dell'orologio e poi tipo le lancette giravano e la sua testa. Hai idea, o qualcuno di voi, raga, siamo in 189 in questo momento, qualcuno di voi ha idea di quale racconto sia, chi lo ha scritto, come si chiama, perché io lo sto cercando ormai da diverso tempo, ma non riesco a trovarlo. L'ho già cercato su Google, raga, non riesco a trovarlo, ma sono certo di averlo letto. E non ho più il libro del corso universitario, quindi non ho neanche modo di andare a recuperare queste informazioni in nessun modo. E i miei compagni di università, ragazzi, ma che ve lo dica fa, non si ricordano manco come si chiamano a momenti. Ciao amici dell'università, quelli con cui ho, insomma, ancora un po' di rapporto, ecco. Chiedi a ChatGPT, di certo saprà risponderti. Marco, Marco, you're a fucking genius, you're a fucking genius. Ora vado a chiedere. Ora lo vado a chiedere. Perché effettivamente l'ultima volta che ho cercato questo racconto, ChatGPT, ancora non. Provate a dire GPT in Whispering, raga, è difficile dire GPT, sembra che dite GPT, sono uguale. Non c'era ancora. Allora, ChatGPT. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. E poi se non lo trovo, provo con Google Bard. Vediamo un po'. Allora, login. Taratara taratara. Taratara. Dove sono adesso sta canzone? Allora, sì, bla bla bla. Scriverla.
potrebbe essere, essendo stato fatto in letteratura angloamericana, potrà essere del UK o degli US, direi. L'autore potrebbe essere britannico o americano, periodo fine 1800, boh, immagino, non lo so onestamente, fine 1800, inizio 1900, ok? Immagino, mi viene da pensare, potesse, onestamente non mi ricordo proprio. Viene studiata nei corsi di letteratura angloamericana. Boom, boom, raga, io vi amo. Potrebbe essere questa. Un racconto breve che potrebbe corrispondere alla descrizione fornita è La torre dell'orologio, The Clock Tower, di Thomas Burke, pubblicato nel 1918. Il racconto fa parte della collezione di storie di Burke intitolata Night Pieces, 18 Days. Potrebbe essere questa. La storia racconta di una giovane donna che sale sulla torre dell'orologio di una chiesa e, in un tragico incidente, viene decapitata. Burke è uno scrittore britannico noto per le sue storie di vita urbana a Londra. Tuttavia è importante notare che ci potrebbero essere altri racconti che presentano un simile scenario. Senza informazioni aggiuntive può essere difficile identificare il racconto esatto che stai cercando. Andiamo a vedere, raga. Andiamo a vedere se... Raga, mi avete svoltato. Se questa mi avete assolutamente svoltato. Andiamo a vedere su Wikipedia. Io non so più che dire, raga, in tutta onestà. Ok, sembra che ce la stiamo facendo, forse. Olè, alleluia. Ok, io in realtà non vedo la chat ancora. Da OBS non vedo la chat. E... bene. Fantastico. Prima o poi comparirà. Prima o poi comparirà. Per il momento la guardo dal telefono, ragazzi. Cioè, questo è il mio modo di vivere. Questo è il mio modo di vivere, ok. Allora, ora ascolto un po' di heavy metal a tutto volume per poi tornare ad ASMR. A dopo programmino. Raga, non so come fare a forzare la chat. Proviamo ad aggiornare questa pagina, vediamo se magari riparte, almeno di qua. Ok, allora qui c'è, quindi stacchiamo di qua, raga, e metto questa. Che casino. Luca mi si inceppa la live. Giulia, se sta inceppando a tutti, non temere. È la mia connessione che fa cagare. È così. Allora, ho trovato un racconto, non lo so perché, mentre lo cercavo ed è crollata la connessione della live, è crollata proprio la connessione, non solo quella della live, ragazzi, è crollato tutto. Quindi mentre io non ero live, nulla, proprio internet non c'era, quindi me la sono presa a culo, Emily. Però non me la trovo in italiano. Cerchiamo The Clock Tower. Non so se avete visto che l'avevo trovata su ChatGPT. The Clock Tower Burke. Vediamo un po'. Sembra che abbiano fatto addirittura una miniserie TV. Però raga, ma non lo so. Perché è così strano da trovare? Secondo voi? Non me lo trova. Burke's writing speeches. Boh, vediamo. Cioè, eppure se è studiato... Scusate, ma se io cerco su ChatGPT, no? E gli chiedo tipo, dove posso trovare il racconto The Clock Tower di Burke da leggere online? Secondo voi me lo trova? O mi dice, questa è pirateria, non si fa. Sta cercando, raga, sta cercando. Mi dispiace, ma non posso fornire direttamente collegamenti o risorse specifiche per leggere contenuti protetti da copyright. Ma cazzo, scusate, ma se è scritto nel 1918 il copyright è decaduto. Di Thomas Burke, tuttavia ti suggerisco di cercare il racconto su libri digitali. Boh, vediamo un po'. Thomas Burke. Racconti. Vediamo. Aspettate però, perché prima mi ha detto che faceva parte di pezzi
notturni, 18 racconti. A volte queste raccolte ci sono su Amazon per il Kindle anche gratuitamente. Vediamo se così. Comunque questo racconto, raga, io mi ricordo, mi era rimasto molto impresso perché no, su Amazon non c'è, proviamo a cercarlo in inglese, perché in pratica adesso non mi ricordo di preciso il perché, ma mi ricordo che c'era sta tizia, un po' una stronza, che saliva su questa torre dell'orologio, ok, no? Night Pieces, Valacord, 6,44 €, ma se fosse quello, why not, potrei anche comprarlo. E in pratica cosa capitava? Capitava che questa tipa saliva e per qualche motivo si sporgeva e man mano che le lancettone praticamente la decapitavano, ragazzi, era, mi aveva lasciato così tipo oh che roba. Ma se vi chiedo raccontami nel dettaglio cosa dove succede nel racconto The Clock Tower di Thomas Burke, vediamo se mi dice qualcosa. Mi scuso per l'incomprensione precedente, ma sembra esserci stata una confusione. Non esiste un racconto intitolato The Clock Tower di Thomas Burke. Mi piave il culo. Ho verificato nuovamente il mio database e non ho trovato alcuna informazione sul racconto con quel titolo scritto da Thomas Burke. Potrebbe esserci stata una confusione, un errore nelle informazioni fornite. Ma come? Raga, io lo chiedo a Bard. Allora, sapete come usarlo Bard dall'Italia? Perché dall'Italia in realtà non si potrebbe, ma se usate Opera potete attivare la VPN gratuita e funziona. Ciao Sara, come va? Raga, comunque la chat dall'altra parte ancora non mi funziona. Proviamo a chiudere le finestre, magari riaprendole, rivanno, vediamo un po'. Pannello, chat. Dai, che cariche vai, so che puoi farcela. Ma mi crolla tutto di nuovo. Oh, alleluia, raga, ci abbiamo fatta, perfetto. Ci abbiamo messo solo 20 minuti, però vabbè, così posso chiudere di qua. Ok, tra le altre cose, raga, non so con quale connessione stia andando. Ah, sta andando con la connessione fissa. Boh, non ho capito perché, ma va bene. Allora, cerchiamo su Bard la stessa cosa, ma in inglese, perché altrimenti non funziona. Mannaggia. Sarà successo che tipo la connessione è di nuovo morta brutalmente. E niente, è stata tipo down per 3 minuti oggi. Allora mi dice: The short story you're looking for is The Yellow Wallpaper. Non mi suona. By Charles Perkins Gilman. It was first published in 1892 in the New England Magazine. The story is about a woman who is suffering from postpartum depression and is confined to her room by her husband. No, non è questa. She begins to see a woman trapped in a wallpaper and eventually she climbs up the clock tower and is decapitated. The story is a powerful allegory for the experience of a woman in the late 19th century who are often confined to their home and denied any agency. It's also a warning about the dangers of patriarchy and the importance of women's voices. Non è questa. The Yellow Wallpaper is a classic of American literature and is still studied. Many Anglo-American literature course today. It is a powerful and disturbing story that is still relevant today. Non è questa però, raga. Non è questa. Allora proviamo a cercare tipo make a list of Thomas Burke works. Ma vediamo se c'è The Clock Tower. E se c'è The Clock Tower. Allora abbiamo Limes Nights, questa era del 18, ma non c'è.
River Tower. Vediamo. I don't have enough information about the person that appeared quest. Raga, sono destinato a. Non me la trovo manco parte. Manco parte. Locatore anno discorso, non sono mai stato un appassionato di libri, ma ultimamente è un mondo che mi incuriosisce. Consigli per qualcuno che non ha praticamente mai letto nulla e vorrebbe iniziare. Allora ti direi. Parti da dei romanzi contemporanei, ok? Quindi non roba, poi magari dipende dai tuoi gusti, però secondo me è molto più semplice se inizi a leggere qualcosa ambientato nei giorni nostri, no? Dove magari riesci a collegarti maggiormente con le tue esperienze, cioè, per dirti, per quanto possa essere bello Orgoglio e Pregiudizio o Anna Karenina, ecco, magari per iniziare sono un pochino pesantucci, ok? E quindi non lo so, cerca qualche. Ti dico, personalmente a me piacciono molto i libri di Luca Bianchini, di questo genere, ok? Non l'ultimo, scusami Luca, ma l'ultimo non mi ha fatto impazzire. Però tipo leggiti, che ne so, Se domani farà bel tempo di Luca Bianchini, o quello te lo consiglio, Se domani farà bel tempo. Guarda, te lo linko, così se vuoi prenderlo su Amazon direttamente dal mio link mi fai guadagnare qualcosina. Allora, Luca Bianchini, Se domani farà bel tempo, l'ho letto una marea di volte ed è molto carino, è un testo leggero, attuale volendo anche. Allora, libro di Luca Bianchini consigliato, eccolo qui. Altre cose che potresti provare a leggere, vabbè, tipo gli Harry Potter, è sempre tempo per Harry Potter, oppure boh, secondo me però rimarrei comunque su dei romanzi non troppo impegnati, no? Ma non nel senso, perché sennò è complicato che ci arrivi alla fine, ma nel senso, se uno deve magari appassionarsi alla lettura e parti veramente da una roba. Cioè, ti faccio l'esempio, ho provato a leggere Anna Karenina, però, cioè, già sono nomi russi, ce ne sono 20 milioni, non capisci chi fa cosa, ed è un casino, ok? Quindi c'è qualcosa di easy, ecco. Sono romanzi... narrativa, raga, leggera, non lo saprei come definirla, romanzo, non sono romanzi d'amore, non sono romanzi rosa, no, è un romanzo, boh raga, non saprei come definirvelo, è un romanzo. Luca e le recensioni, ciao Silvia, ciao Narita, tutto bene, tu come stai? Leggiti Il Trono di Spade, non farlo. No raga, it's up to you, clearly, but ciao Nicolò, come stai? Se ti piacciono i thriller, prova Donato Carrisi, è grande ma è scorrevolissimo. Sai che non ho mai letto nulla di Donato Carrisi, ma anche perché i thriller, c'è stato un periodo in cui il thriller mi ci stava un sacco, infatti ho passato un'estate un paio di anni fa a leggere una marea di thriller, tipo uno che mi era piaciuto molto, si chiamava I corpi lasciati indietro, se non sbaglio, fammi vedere su Amazon, così nel caso so anche dirti l'autore. I corpi lasciati indietro, sì, ed è di Jeffrey Dever, aveva un'altra copertina, ma era quello, molto bello, guarda, ti lascio anche questo se ti piacciono i thriller. Perché no? Guarda, copertina rigida. Che ho la copertina rigida. Questa copertina mi costa 4,10 euro. Allora, i corpi lasciati indietro. Molto carino. Ciao Tiger, come stai? Spero bene. Quando avevo 13 anni ho letto Le Cronache di Narnia, edizione completa da 3000 pagine. Pazzo, vero? Pazzo, sì, ho iniziato a leggerlo. Non mi piace, cioè raga, pesante, cioè
A me piace leggere, ok? Ma ci sono delle robe che veramente ci viene da dire, ma questo è un mattone, va bene giusto per fare il mattone. Cioè, con tutta la buona volontà, e mi spiace perché poi sappiamo che le cronache di Narnia è un successo, hanno fatto i film e tutto quello che vi pare. Pesante, 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 pesante. A parte che anche il film non è che mi ha fatto proprio impazzire, devo dire, eh. Allora, io ho notato questa cosa, Giulia. Ho notato che se mando un messaggio e alla fine del messaggio metto un emoji, tipo il cuore, parte solo il cuore, tipo se la vi scrivo ciao a tutti, come state? E poi metto il cuore, magari se scrivo Luca, ciao a tutti, come state? E poi metto il cuore e lo mando. Giustamente ora lo manda, perché oggi non lo faceva. Tipo quando ho messo il messaggio bloccato nella chat, forse devo farlo dalla chat di YouTube direttamente. Ciao a tutti, come state? Vediamo cosa è uscito. Boh, vabbè, adesso funziona. Ogni tanto non va e mi mette soltanto il cuore, che dici I beg pardon. Però è così, è così. Mi sono distratta mentre parlavi della storia che cerchi, però io mi fisso e ma voglio trovarla. Me la ripeti al volo? Allora, in pratica è ambientato in questo, boh, non saprei neanche dirti se è un paesino o cosa. Comunque, quello che mi ricordo con certezza è che c'è questa tipa che ora non vorrei dire, ma mi sembra avesse addirittura uno schiavo che lascia sotto. Ok, mi sembra, ma la parte dello schiavo potrebbe non essere corretta. Comunque, sta tipa sale su questa torre dell'orologio. Immaginatevi un orologio enorme, ok? Non un orologio enorme a vista, ok? Da dentro la torre tu potevi guardare sotto. E cosa succede? Succede che lei praticamente si espone sulla vetrata praticamente, no? Per guardare sotto, non mi ricordo il perché. E praticamente fai finta che siano tipo le 3 e 20, tipo, ma non erano le 3, però fai finta, ok? Probabilmente era da questo lato, forse erano, potevano essere le, fai finta che sono le 9:40. Lei mette la testa qui per guardare sotto e diventa 9:45 e praticamente le rimane la testa bloccata nelle lancette. Le lancette continuano a girare, lei non riesce più a togliersi e tacchete, le parte la capoccia. Però ecco, non mi ricordo altro, non mi ricordo altro. Tutto a posto, Tiger, tutto a posto, anche se abbiamo la connessione che ci fa un po' penare quest'oggi. Infatti abbiamo già dovuto ricominciare la live una volta all'inizio perché era cominciata con la live senza la connessione con il cavo, senza connessione cablata. E adesso non so per quale motivo, poco fa, una decina di minuti fa, si è interrotto tutto e ho detto alle, qui non ce la facciamo, qui non ce la facciamo, la rete ci abbandona. Ma siamo riusciti a ripartire, adesso sembra di nuovo collegato col cavo, sta facendo tutto di sua sponta, ecco. È tutto molto, molto anomalo, tutto molto anomalo. Ciao Marco, anche mio figlio Lorenzo da stasera è un tuo follower. Boom, 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 boom per Marco e boom, 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 boom per Lorenzo. Fa molto piacere quando tutta la famiglia si ritrova davanti al sottoscritto. Da un certo punto di vista mi fa anche un po' tipo impressione perché dico, cacchio Luca, ricordati che, insomma, devi parlare pulito, stai attento a quello che dici. Non che io dica delle cose strane, però magari ogni tanto mi esce un po' di volgare, ok? Devo cercare di essere più professionale, più pulito. Essere passato. Guardate, raga, però io questa storia la voglio trovare perché non è possibile che ChatGPT prima mi dica una roba e poi si rimangi la parola data. Quindi adesso rifacciamo una ricerca. ChatGPT, raga, se qualcuno di voi ha idea, insomma, è esperto di letteratura anglo-americana, mi faccia sapere. Allora io mo gli richiedo, gli dico tipo
decapitata a causa delle lancette di un orologio. Vediamo cosa esce. Luca, mica avresti qualcosa per cui fare un po' di tracing? Guarda, Peppe, è sempre un casino per me fare il tracing, perché obiettivamente non c'ho mai una cippa, ma neanche quando devo fare i video non so obiettivamente su cosa fare il tracing. Aspettate, raga, forse mi ha trovato una roba. No, mi ha scritto una storia, forse. No, raga, non è questo. No, raga, ma mi ha scritto una storia. La volete? Volete che ve la leggo? Mi ha scritto una storia. Un po' terrificante, un po' anche fantasiosa. Ma me l'ha scritta. Scriverò probabilmente come una gallina perché sono strasonnato, però non volevo perdermi la live del sabato sera. Vai tranquillo, dai, che vai super tranquillo. Ciao Luca, so che si sta parlando d'altro, non hai mai pensato di ASMR o richiami whispering? Non so fare gli richiami, Peppe, però no, non ci ho mai pensato in realtà, perché appunto non sapendo fare, cioè so fare solo le barchette, che non so se valgono come origami. Però potrei pensare a qualcosa del genere, perché no, perché no. Raga, io vi leggo la storia che mi ha scritto, cioè della serie, gli ho chiesto una roba, cioè io gli ho scritto trovami un racconto di letteratura angloamericana, bla bla bla. E lui mi scrive questo. C'era una volta una giovane donna di nome Eleanor che viveva in un tranquillo villaggio inglese nel cuore della campagna. Eleanor era una ragazza coraggiosa e curiosa, sempre alla ricerca di nuove avventure e storie da scoprire. La sua passione più grande era la letteratura angloamericana e passava molte ore immergendosi nelle pagine dei romanzi classici. Un giorno, mentre leggeva un libro di mistero ambientato nell'America del XIX secolo, Eleanor si imbatte in una storia che cattura la sua immaginazione. La protagonista femminile del romanzo era una giovane donna chiamata Victoria, che si arrampicava su una torre misteriosa per svelare un oscuro segreto. Affascinata dalla trama avvincente, Eleanor decise di ripercorrere le orme di Victoria e di trovare una torre su cui salire. Dopo un po' di ricerca, scoprì un'antica torre di pietra situata ai margini del villaggio. L'edificio sembrava abbandonato e circondato da un alone di mistero, proprio come nel romanzo che aveva letto. Senza pensarci due volte, Eleanor decise di avventurarsi nella torre. Salì le ripide scale di pietra, facendo attenzione a ogni gradino instabile. Mentre saliva, poteva sentire il ticchettio costante di un vecchio orologio che sembrava provenire da qualche parte nel cuore della torre. Finalmente Eleanor raggiunse la cima della torre. Era esausta, ma anche elettrizzata dalla sensazione di aver raggiunto un luogo segreto e misterioso. Tuttavia, proprio quando stava per godersi il panorama che si apriva davanti a lei, le lancette dell'orologio iniziarono a muoversi in modo inaspettato e frenetico. Un brivido le percorse la schiena mentre si rendeva conto che l'orologio era difettoso e che le lancette erano fuori controllo. Nel panico, Eleanor cercò di scappare dalla torre, ma le scale erano così ripide che faticava a scendere rapidamente. Mentre cercava disperatamente di scappare, le lancette dell'orologio la raggiunsero, decapitandola con un suono straziante. Il suo corpo senza vita cadde giù per le scale mentre la testa rotolava sul pavimento di pietra. La storia di Eleanor e della torre maledetta divenne una leggenda del villaggio. La gente si raccontava storie di come l'anima di Eleanor ancora vagasse nella torre, condannata a rivivere la sua tragica fine ogni notte. Ancora oggi, la torre rimane un luogo di grande mistero e superstizione. I visitatori vengono avvertiti di non salire mai sulla torre durante le ore notturne, quando si dice che le lancette dell'orologio tornino a muoversi senza controllo, in memoria dell'infelice destino di Eleanor. Carina, certo, ma non è quello che stavo cercando. Non è quello che stavo cercando. Ciao Michele, ciao Paolo, ti seguo da tanto, ogni volta che guardo i tuoi video mi rilasso sempre, spesso mi addormento anche, mi fa un sacco piacere, raga, riproviamo, sto cercando di trovare un racconto di letteratura anglo-americana, il periodo, non sta scrivendo ragazzi, che rabbia. Sto cercando.
creando un racconto di letteratura anglo-americana, scritto verso la fine del 1800, inizio del 1900. In questo racconto c'è una donna che viene decapitata su una torre dalle lancette dell'orologio della torre. Vediamo cosa ci dice. Mi scuso per la mia interpretazione errata della tua richiesta. Sfortunatamente non conosco alcun racconto specifico della letteratura angloamericana che corrisponda esattamente alla trama che hai descritto, con una donna che viene decapitata, bla bla bla. Ma se io ricerco quello di prima, raga, secondo voi cosa mi dice? Cioè, mi fa strano che, insomma, prima mi abbia trovato il titolo e poi non esiste più. Cioè, com'è sta storia? Raga, cioè, con la stessa frase che prima mi aveva trovato il racconto di Burke, ora non c'è più. Racconti brevi, Thomas Burke, donna decapitata. Aspetta Luca, prova te. Aspetta, the scent of time. Vediamo. Ah, guarda, se fosse di Edgar Allan Poe potrebbe pure darsi. Però, aspetta. Vediamo, aspetta. Vediamo. Sai che potrebbe essere questo? Potrebbe essere questo. La storia segue una narratrice femminile che, accompagnata dal suo piccolo... Che cos'è un poodle? Google Translator. Che cos'è un poodle? Poodle è un barboncino. È un barboncino. E dal suo servo si ritrova sostanzialmente davanti a una cattedrale gotica durante la sua camminata in città. Quando sale i vari gradini, cerca di guardare fuori da una piccola apertura con l'aiuto del suo servo. Mettendo la sua testa attraverso il buco, realizza di essere all'interno di una grande facciata di orologio e che è destinata per una Demis, che significa, boh, fammi vedere. Per un decesso, ok. Sai che potrebbe essere, perché a me sembrava potesse essere di Poe, tant'è che avevo preso su Amazon una raccolta dei racconti di Poe, ma poi questo non ci stava. Mary, potrebbe proprio essere questo, e l'hanno fatto in italiano, sarei curioso, italiano,
l'hai trovato? Come lo hai trovato? Esplicami. Cioè, ti giuro. Aspettate, raga, che continuo a digerire. Io ho basito da questa cosa. Cioè, io lo cerco da anni. Io l'ho cercato anche adesso, avete visto, anche con ChatGPT. Niente, non c'è verso, non c'è verso. Ciao Giorgio. Non ho visto il trailer, non ho visto il trailer. Ma in questi giorni, a parte oggi, non ho veramente avuto granché tempo per girarmi attorno. Qual è stato uno dei tuoi video preferiti che mi hai registrato? Penso Carlo il tatuatore antipatico. Penso di sì, penso quello. Ciao Filippo, ciao Checco, ciao Boscide. Ah, guardami se riesci. Taglie, taglie. Se riesci, guarda, iper mega top, iper mega top, solo che non so se riesci a mandarlo su Instagram, non so se ti faccio mandare i file. Però se fosse così, mamma mia, sarebbe stupendo. Perché proprio è una questione, raga, non lo so, mi è rimasto talmente impresso. Mi è rimasto talmente impresso sto racconto che lo rileggerei ben volentieri, devo dire. Allora, il libro, che dovrebbe essere comunque un racconto breve, se non ho capito male, si chiama The Psycho, The Psyche, Psyche, Zenobia, The Psyche, Zenobia, non so come pronunciarlo, raga, in questo caso anche il mio inglese viene meno. Lo lascio qui. Raga, non credo che sia stato tradotto in italiano. Però, cioè, vi giuro, raga, io basito, cioè, ora voglio capire, Mary, come l'hai trovato. Cioè, non me lo spiego, non me lo spiego. Se lo cerco su Google non mi dice nulla in italiano. Probabilmente non l'hanno tradotto, o fa parte di qualche raccolta e Signora Zenobia. Grazie di cuore, Mary. Credo sia un parallelismo tra Tozzi e Po. Non ho idea di chi sia Tozzi, ma grazie, Mary. Ah, ecco, vedo che anche tu ne sai quanto me. Perfetto, perfetto. Grazie mille. Grazie mille. Gentilissima, gentilissima.
smacchi finito, ho raggiunto, sono riuscito a completare, a prendere insomma controllo dei quattro colossi, ma devo ancora far fuori Ganon, devo ancora far fuori Ganon. Sono già riuscito ad arrivare al castello, insomma. Provato con le armi che avevo, insomma, ho recuperato prima la spada, non mi ricordo come si chiama la spada, vabbè, quella che c'è nel bosco di Rule, ma chiaramente sarei proprio così, lanciatino verso la morte, e un po' come la signora Zenobia. E infatti ho provato un po' di volte, ma poi continuavo a rimanerci, cioè non c'era proprio neanche modo di avvicinarmi a Ganon senza schiattare, quindi ho detto vabbè, torno indietro. Aumento ancora un po' le vite perché non ho sicuramente cercato tutti i sacrari. Aumento un po' le vite, aumento un po' il vigore. Magari nel frattempo trovo qualche arma, qualche armatura, qualche cosa che mi possa aiutare a farlo fuori e poi riprovo. E infatti adesso sto andando a caccia, insomma, dei sacrari mancanti. Non so quanti sacrari ci sono nel gioco, voi ne avete idea? Non so quanti ne ho trovati. Ne ho trovati parecchi, però sicuramente non tutti, penso. Proverò ad andare di nuovo da Ganon, ma insomma mi ci andrà un po', mi ci andrà ancora un pochino, assolutamente. Tutto bene, Tommy, tu invece come stai? Come? Stai. Dice che il racconto ha cambiato nome da The Psy di Zenobia a Predicamento, una situazione imbarazzante. Ecco, adesso che dici questa cosa. Raga, a me mi fate impazzire perché io sto cercando sto racconto da tipo, non lo so, sarà. Beh, quelli di Edgar Allan Poe li ho comprati parecchio tempo fa, pensando che fosse lì dentro e non trovandolo. Quindi già ai tempi lo so, deve essere 2017, quindi è parecchio, e non ho trovato niente, non ho trovato niente. Allora fammi scrivere. Diana.
Durante la passeggiata, i tre si trovano davanti alla porta aperta di un campanile e la donna decide di salire in cima per godere del panorama. Salgono quindi sulla torre, tra gli ingranaggi dell'orologio trovano anche una fessura da cui è possibile vedere di fuori. Sale sulle spalle di Pompeo per affacciarsi all'apertura, ma dopo pochi minuti viene distratta dal servitore perché è stanco di sorreggerla. Dopo averlo aspramente riproverato con parole in finto latino, la donna torna a osservare finché non si accorge che la lancetta dei minuti dell'enorme orologio ormai ha toccato il collo. E questo, raga, è questo. Subito chiede a Pompeo di essere rimessa a terra, ma questi si rifiuta perché offeso dalle parole di poco prima. Vengono quindi narrati gli istanti durante i quali la falce del tempo, cioè la lancetta, taglia la testa alla donna e di come in seguito la sua attività di pensiero abbia luogo contemporaneamente nella sua testa e nel corpo. All'avviso della padrona senza più il capo che continua a muoversi, Pompeo fugge. Solo allora Psiche Zenobia si accorge che Diana è stata divorata da un ratto. Non le resta che piangere sulle ossa della cagnetta, riportando in modo deformato alcune citazioni di Schiller e Ariosto. Raga, è questo. Mamma mia, io non so come abbiate fatto, raga. È proprio questo. È proprio questo. Vi lovo fortissimo. Me lo salvo nei preferiti. Poi devo cercarlo da... Raga, lo voglio leggere come si deve. Dopo anni, raga, ho dato l'esame di letteratura angloamericana nel 2013. 10 anni dopo. Siamo di nuovo assieme. Ciao Rachele, come stai? Spero bene, spero bene. Ciao Arianna. Tutto bene, dai, tutto bene. Ma sì, dai, siamo in live adesso, quindi tranquilla, tranquilla. Luca, comunque se chiedi a chat di farti qualsiasi cosa te la fa, incredibile, sì, però... Ecco, come dice Jacopo, giusto? Mi ricordo bene il nome, AS Roma, perché so di aver fatto un mix di cose per ricordarmi, mi sembra Jacopo, è corretto? Dimmi di sì. Mi sembra Jacopo. Adesso mi dici no. Allora dico, allora che cacchio è Jacopo? No, Alessio, allora sei un altro? Sei un altro? O mi prendi in giro? Mi stai a pigliare in giro? Perché non avevo Alessi nella mia classe. Allora sei un altro? Sei un altro con lo stesso nick? O mi stai prendendo in giro? Una delle due, una delle due. No, seriamente, mi stai prendendo in giro? Spiega, spiega. No, voglio detta. No, perché se mi stai prendendo in giro, male, male, ma almeno mi ricordo bene. Altrimenti sei un'altra persona. Ok, allora sei un'altra persona che ha il tuo stesso... Cioè, non che sei un'altra persona. C'è un'altra persona che ha il tuo stesso nick, però forse ha AS grande, tutto, tutto, tutto. E ho chiesto come ti chiami, perché... Insomma, mi diventava complicata AS Roma da chiamare così. E ha detto, mi sembra Jacopo, perché so che avevo fatto un collegamento del tipo che avevo uno Jacopo a scuola, quindi mi ricorderò che AS Roma devo associarlo a questa faccia, che era mio compagno di classe, Jacopo, appunto. Nel caso, ciao Jacopo, se ci stai vedendo, ciao, non credo, ma come stai? È da tanto tempo che non ci vediamo, ciao. Sei un altro, comunque, ok, allora... Tu sei Alessio, ogni tanto ti chiamerò Jacopo. E Jacopo, quando vedrai questo video, ogni tanto ti chiamerò Alessio. Vabbè, avete lo stesso. E avete forse la stessa immagine, solo che la tua è più grigina, la sua era più nera, forse. Non vorrei dire. Ciao Phil. Partendo dal presupposto che i Lynel sono a mio avviso i nemici più forti del gioco, il modo migliore è usare la furia di Urbosa e imparare a schivare al momento giusto per avere il contrattacco slow. Allora, aspettami, Urbosa è quella che lancia i fulmini, giusto? È quella la furia di Urbosa? Io non mi ricordo i nomi, cioè, in tutta onestà, mi fai fare delle figuracce, Shadow? Come osi farmi fare delle figuracce? Ok, quella non sono riuscito a farla, l'avrei provata anch'io in effetti, ma ecco, e imparare a schivare al momento giusto per evitare il contrattacco. Il problema è che sti infami lanciano le frecce a tre, e lanciano ste frecce che come me toccano schiatto, è un casino. Infatti quando li vedo adesso, cioè oggi ho provato tipo così,
dimenticherò. Non ne ho la più pallida idea. Sicuramente al mattino dormirò. E poi. E poi. Boh. E poi. Volta che li ho incontrati mi è venuto un esaurimento, ma più che altro perché sembrano, non dico paciosi, ok? Perché non sono assolutamente esserini paciosi, però li vedi e dici, vabbè, dai, non sarà diverso dal far fuori qualsiasi altra creatura, no? Estica, e invece non c'è verso proprio di farcela. Ma una roba che invece vorrei capire, perché come vi dicevo già probabilmente nelle volte scorse, il primo Zelda a cui gioco, cioè tutti i Zelda hanno la stessa tematica, cioè anche nel nuovo bisogna becca prendere i sacrari, cioè i sacrari, sì, i sacrari, i colossi e sconfiggere Ganon. Perché mi è sembrato di capire sta roba che Ganon sia da sconfiggere in ogni gioco che sia uscito di Zelda, ma è sempre uguale anche la situazione, cioè tipo devo beccare i sacrari per poi aumentare vita e vigore. E liberare i colossi oppure ogni titolo, vabbè, magari sulla parte dei cuori e dei sacrari ci sta, però ditemi perché appunto non ho idea. Sembra li abbiano inseriti nella top 100 nemici comuni più forti di videogioco. Ecco, questi stronzetti sono degli stronzetti. Ciao Alessio, tutto bene? Tu come stai? Spero tutto bene anche tu. C'è un silenzio, devo dire, in questo momento, che sarebbe l'ideale registrare un video. Come l'ho detto, passa una macchina. È un destino crudele. È un destino crudele il mio. So Marco, idealmente mi piacerebbe arrivare a fare 3 ore di live, quindi diciamo verso le boh, 2:30 se riusciamo, lo prendiamo come orario di riferimento, però non lo so se ci arrivo, non lo so se ci arrivo, vediamo, più che altro devo dire dipende anche da voi, nel senso dipende un po' da quanto riusciamo a intrattenere me in primis, perché nel momento in cui mi annoio, che non so più cosa dire, ah raga, in quel momento è fatta, in quel momento è fatta, e dico, amici carissimi, è stato bello, arrivederci e grazie, perché è vero che potrei stare qui a fare suoni senza dire niente, sicuramente qualcuno apprezzerebbe, ma io mi annoio a fare solo i suoni senza chiacchierare con voi. Quindi diciamo che finché c'è movimento in chat, insomma potrei farcela. Nel momento in cui invece la chat è tranquilla, perché magari appunto, aspettate, perché magari vi siete addormentati o che ne so, perché magari state cercando di addormentarvi, quindi giustamente non scrivete. E io non so più che dire. In quel caso mi diventa tosta. In quel caso mi diventa estremamente tosta. Martina, ciao Martina, non riesco a dormire, stare con voi mi tiene compagnia. Oh, guarda Martina, ne sono proprio contento. Ne sono contento anche perché ogni tanto, devo dire, ultimamente non mi è più successo, ma ciclicamente mi capita, quindi sono certo che mi capiterà ancora. Mi capita di passare ogni tanto la notte insonne. Proprio, magari ho anche sonno, ma non riesco a staccare la testa, vuoi perché magari ho dei pensieri, vuoi perché, non lo so, inizia a pensare, poi inizia a pensare a tutte le cose possibili e immaginabili di questo mondo. E devo dire che quando magari sei sveglio, che sono le 3:30 di notte, 4, adesso vabbè, ancora presto, però questi orari qui, quando boh, sembra che tutti dormano, e tu sei lì che dici, e io che faccio, mo? Magari giustamente non hai voglia di leggere, non hai voglia di stare su TikTok perché dici vorrei dormire, magari faresti due parole con qualcuno, ma giustamente i tuoi amici dormono.
Adesso, vabbè, sabato sera magari qualcuno è ancora sveglio, ma in settimana, ma in genere capita la domenica notte, tra la domenica e il lunedì, e dice, ma che faccio? Dormono tutti, a chi rompo le scatole a quest'ora? E stai lì così. E dici, faccio? Ed è fastidioso, è proprio brutto, è proprio brutto, è proprio brutto. Hai fatto i nodi ball? Lo facciamo ora. Sì, lo facciamo ora, facciamo un po' di nodi ball, lo facciamo un po' adesso. Puoi fare una reaction al tuo primo video. Non in live, non in live, perché in realtà l'abbiamo già fatta una volta, l'abbiamo già fatta una volta. Magari prima o poi potrei farla come video, potrei farlo come video.
Serie Chi non muore si rivedere. Addormentata e risvegliata appena adesso e ti ritrovi con Luca SMR in live. I live in New York, Glasgow. Oh, let me check because I have to say that I'm in love with London. I know that it's a place called Glasgow, but if I have to pin it on a map, I actually don't know where to put the pin. So let me see where Glasgow is. Okay. So let's say that you are like nearer to Edinburgh than London, of course, I have to say. Never been to Edinburgh. I would love to go there, but never been there. I've always been in London. And again London. Think about it. È veramente complicato per questo, per me il primo è migliore più che altro. E quindi dico, io sto facendo fatica, cioè tipo anche adesso quando devo magari fare delle pozioni o cose del genere, cioè per me è un casino fare le pozioni perché non ho proprio idea di come farle correttamente, no? E quindi immagino che se ci sono delle cose ancora più complicate. Avevo visto una storia di Mara SMR che ci sta giocando, che diceva mamma mia bisogna essere ingegneri per riuscire a fare le robe. Dico mamma mia, cioè per me già è complicato fare le pozioni, cucinare roba che abbia un senso e che non mi spreca il materiale. Figurati se mi hanno, cioè datemi un ricettario, ok? Quindi è un casino. Sai qualche scioglilingua? Una sera l'abbiamo fatti. Capri sostanzialmente tardi con un N live di ritardo, ok? Perché vuoi far fare le cose che abbiamo fatto nelle live passate. Scioglilingua che mi vengono in mente adesso, tipo tre tigri contro tre tigri, 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 tre tigri contro tre tigri. E potrei andare avanti probabilmente un po' all'infinito. Poi mi viene in mente sopra la campa, certo Luca, riesco a dire tre tigri senza troppittarmi. Poi mi perdo con quello della capra. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. E poi me ne avevate detti alcuni voi, tipo boh, c'era qualcosa della rana, una rara rana bianca fa qualcosa con una rara rana nera, non mi ricordo com'era onestamente. Ciao Raffaele, tutto bene? Tu come stai? Io mi sto grattando allegramente la schiena perché mi è preso un prurito alla schiena che non puoi immaginare. Alla fine il concetto che più un gioco è complicato e articolato, più sarà apprezzato. Non è una cosa che condivido. Per me le cose semplici di solito sono le migliori. Più che altro, sai cosa? Secondo me ci sta fino a un certo punto. Nel senso, allora, ci sta che tu mi possa fare un gioco che abbia anche una parte complicata. Tipo, io trovo che in questo Zelda ci sia la parte della cucina che obiettivamente, dal mio punto di vista perlomeno, è abbastanza complicata, è abbastanza complessa. Però noto che in un modo o nell'altro, anche se non cucino e quindi se non mi faccio, adesso vabbè, fino a che sono arrivato a dover combattere Ganon, poi magari adesso mi ricredo, però sono riuscito
riuscito a combattere i colossi, insomma, a recuperare i colossi affini senza la necessità di cucinare troppe cose. Quindi, secondo me, cosa succede? È un gioco che magari è giocabile a più livelli, tipo sei un nabbo, check please, riesci a arrivare alla fine del gioco anche senza impazzire dietro a cose magari un pochino più sviluppate, no? Poi se invece sei uno che gioca un botto, magari ti sei finito il gioco ma vuoi, che ne so, ricominciare da capo, vedendo, andando più a fondo, no? In un livello più complicato, allora ok, mi metto anche a cucinare per, che ne so, farmi la pozione contro il caldo, contro il freddo, contro sta cippalippa, quello che ti pare. Nel momento in cui questa cosa mi diventa fondamentale, saperla fare, saperla gestire per riuscire ad andare avanti con il gioco, secondo me a quel punto il gioco ci perde. Perché tipo, io dove già ci sono cose effettivamente complicate che non riesco a gestire, che magari devo andare su Google a cercare come fare ogni singola cosa perché non dico come fo. Ecco, a quel punto secondo me passa un po' la voglia di giocare. Se non mi dai un'istruzione dettagliata nel gioco su come fare, no? Quindi ecco, quello potrebbe essere secondo me un pochino. Ecco, se hanno fatto questa roba che diventa tipo essenziale saperla fare e gestirla. Io voglio giocare, cioè se voglio fare l'ingegnere delle armi, facevo l'ingegnere delle armi, non mi giocavo, come cacchio parlo, non giocavo a Zelda, ecco. Quindi, boh, questa è la mia idea. Su Pokémon ho appena concluso l'ultimo uscito, incredibilmente mi è piaciuto, ci sono dei problemi tecnici, ma sono per lo più sul movimento dei personaggi, sullo sfondo. Quindi mi dici, Hob, che non l'hanno ancora risolto comunque, cioè non è una roba risolvibile, che ne so, con un aggiornamento software, è proprio, diciamo, buggato a livello software di base di sviluppo, cioè non c'è verso che possano aggiustarlo, dici? I made some trip to Italy and they were fantastic. I've been in Genoa, Naples, Turin. I live near Turin. Maybe we met each other in the street. Who can tell? Milan, Sicily, Venezia, and Trento. I've been to Genova, yeah. Naples. Just you know, I was doing a trip and I travel into it. I don't know how to say it, but yeah. Milan, yeah, I've been there. Sicily also, and Venice. No, I've been in the train station of Venice, but never been in Venice. And in Trento, yeah, I've been there. Alessio, no, il gioco lo facciamo su Twitch. Non si può giocare su YouTube a gioco delle biglie. Tipo mio fratello che ha finito il gioco due volte, di cui uno è in Master Mode. Che cos'è la Master Mode? Mi trovi impreparato su questo. I love the Italian culture. Think of me that I love the English culture. So, do you wanna swap? I go live in the UK, you came live here. We switch homes. Could be an idea. Non so se ci saranno aggiornamenti per risolvere, ma secondo me potrebbero benissimo risolvere. Perché è un peccato, no? Nel senso, comunque, che sono cose, cioè, se fossero bug che non vengono rilevati, dici, vabbè, l'ho trovato io. Però ecco, da quello che leggevo comunque quando è uscito il gioco, cioè era veramente tanto, 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 tanto pesante come situazione, dici. Boh. Poi devo dire, vabbè, raga, io in realtà con i Pokémon non è che sono proprio. Cioè, nel senso, ho giocato quando avevo il Game Boy Color, decenni, milioni di decenni fa, avevo Pokémon rosso. Ok, e mi sono impantanato quando c'era Snorlax che mi impediva di andare avanti. Non sono riuscito ad andare avanti, per me il gioco è finito lì. Quindi, e devo dire, cioè anche adesso, forse, boh, ai tempi cercavo qualcosa da giocare, perché dico, cacchio, la Switch Lite, a Animal Crossing non stavo più giocando, perché raga, alla fine poi era sempre la stessa roba, cioè avevo finito la parte di gioco che aveva senso giocare, e quindi non sapevo.
cosa giocare di qua, è uscito questo, fammi vedere se è un gioco che obiettivamente potrebbe essere fattibile, no? Però ecco, ero rimasto un pochino interdetto, un pochino interdetto. Poi il gioco è uscito già da un po' e non credo che lo faranno. Però sai, magari ci può stare che magari un aggiornamento che richiede un po' di tempo, no, per aggiustarlo. Non lo so, onestamente non so come funzioni il mondo dello sviluppo dei videogiochi, quindi sai, se è una roba che dici boh, è risolvibile in un mese o in 6 anni, in quel caso certo magari vale la pena dedicarsi meglio allo sviluppo del prossimo rispetto a impiegare risorse per aggiustare un gioco che poi alla fine funziona uguale. Non lo so, non saprei, non saprei. Il microfono che stai usando ora è il Blue Yeti. Of course, è proprio il Blue Yeti, è proprio il Blue Yeti, è proprio il Blue Yeti, proprio lui, quello base, quindi non il Pro, e quello analogico, cioè vedete ha le manopoline analogiche qui, gli ultimi che hanno fatto invece sono digitali, tipo, però proprio io questo, mi trovo bene, finché non morirà, terrò questo. Ciao, come stai tu, Luca? If I may, some errors, I'm still learning. You wrote it very good. I have to say that it should to be more natural. You should have wrote like "Ciao Luca, come stai?" or "Ciao, come stai Luca?" without the two. In this case, the "you" could be, I don't know how to say it. You could not use that. In realtà a me non hanno dato fastidio i problemi tecnici, ma forse sarà perché ho giocato sul modello OLED. Probabile, probabile, perché io avevo letto questa roba tipo su HD Blog, mi sembra di averla letta, che dicevano che in pratica c'era il problema, nasceva dallo spawn dei Pokémon, che era stato fatto in una maniera un po' a cazzo di cane, e che quindi andava a sovraccaricare increscendo le risorse in uso, tipo forse della RAM, boh. E quindi a un certo punto, cioè, diventava inutilizzabile, bisognava spegnere la Switch per tipo pulire la RAM o la memoria, insomma quello che è. E poi giocando però tornava lo stesso problema, quindi sicuramente sulla Switch, che avrà delle caratteristiche più base, tipo la Lite, sicuramente, ecco, un problema sulla OLED. Ci sta che era un altro paio di maniche. Ciao Soner, perdonami, in questo momento è talmente tardi che probabilmente anche se arrivasse mia madre le direi scusami, ma tu chi sei? Quindi dammi qualche dettaglio, Soner, dammi qualche dettaglio. Se non sbaglio, quando compri il DLC che comprende la moto e alcune missioni aggiuntive, sblocchi anche la possibilità di rigiocare il gioco in Master Mode, modalità ultra difficile. La moto. Ma aspetta, in Zelda, quello che sto giocando io, puoi sbloccare la moto? La moto. You're welcome, Eric. And feel free to correct me for my English. I know that it's not good at all, but I hope that you can understand me at least. La moto aggiunge nuove versioni potenziali dei nemici e rende il gioco molto più difficile. Però la moto. No, in che. Comunque ti dico, i nemici per me sono già abbastanza complicati così senza che. No, ma scusami, ora voglio vedere la moto su Zelda, cioè non riesco a immaginarmela. Moto. Oh mio Dio, no, ma io basito, non pensavo mica, non pensavo mica. Cioè, infatti dico, per un attimo pensavo mi stessi parlando di Pokémon, poi dico, ma no, stavamo parlando di Zelda con te. Sciocco basito, ti giuro. No, secondo me però non ci sta, non ci sta. Cioè, no. Anche perché obiettivamente, dai, cioè, dopo che hai beccato i sacrari, obiettivamente è abbastanza veloce spostarsi da una parte all'altra della mappa, no? Cioè, ti teletrasporti.
Però, ecco, raga, mi date un attimo che mi devo soffiare il naso. Aspettatemi, aspettatemi, metto un attimo la schermata dei problemi, ma devo soffiarmi il naso. Arrivo. Ok, ci sono di nuovo, provo a mettere anche l'altra cuffia. Devo dire che nel mentre sta iniziando a fare freschino, no raga, mi danno un po' fastidio l'orecchio, sta iniziando a fare freschino e devo dire avessi una copertina, ci starei molto molto volentieri. Potrei tirare sul cappuccio però. Faccio cappuccetto grigio. Quanto costa la mod? Non la mod, la, il, cioè, vabbè, la stessa cosa, DLC. DLC mod è la stessa roba? Forse no, non lo so. Quanto costa? Vediamo. DLC Zelda. Ah, beh, dai, 20 euro ci sta. Ci sta. Guardate, raga, che bevo. Thomas ASMR. Mi solletica qualcosa, ma continuo a rimanere. Thomas ASMR. Ma pubblicavi video, avevi soltanto il nick, ricordami. Troppo gentile, Nando, grazie mille. You are really good English and you also have a good pronounce. Thank you for speaking my language. Thank you so much. This is the best thing that you could say to me to make me happy, I have to say it. Spero non sia un gioco troppo troppo complesso. Guarda, io temo che possa esserlo in realtà a questo punto. Potrebbe esserlo. Ma quanto tempo fa, Thomas?
Gabriel, Carlo arriverà presto, fidati, arriverà presto, 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 non stasera, non stasera, ma arriverà presto, arriverà, arriverà. Siamo rimasti svegli in quattro, perché siamo rimasti Thomas, forse in cinque, Thomas, Gabriel, Shadow, Ob, Eric e io, siamo in sei. Allora, dei 191 collegati, siamo svegli in sei, siamo svegli in sei, siamo svegli in sei. Vai, c'è anche Ale, siamo svegli in sette. E da un po' che guardo i tuoi video sto scoprendo che sei una magnifica persona, ma anche un magnifico youtuber, e sto anche capendo che questa è una magnifica community. Thank you so much, Eric. Yeah, I have to say that actually the community is really, really great. I have to say that. Thank you so much again. Raga, siamo in più di 7, siamo in più di 7. C'è anche Silvia, quindi siamo in 8. C'è anche Checco, quindi siamo in 9. E c'è anche Maurizio, quindi siamo ben in 10. Siamo ben in 10. Tutti KO però, sì. Io al momento Thomas ne vedo 191. Anche se in realtà è divertente perché ho non so se avete presente come sia la schermata 11, la schermata delle live di YouTube. Comunque, tipo, non so perché, ma mi dà in due posti quando siamo in live. E tipo adesso mi segna da una parte 193, dall'altra 191, non so, adesso da una parte 187, dall'altra 192. Dovremmo fare la media probabilmente, che dite? È possibile? Forse sì. Fai tipo un piccolo rilassamento guidato per me, roba di 2 secondi, ovvio, anche per tutti, ti prego. Allora facciamo un piccolo rilassamento guidato per andare a dormire, ma poi non abbandonatemi, mi raccomando. Allora, mettetevi comodi, sdraiati sul vostro letto, o se siete su una poltrona, ma sicuramente sarete su un letto a quest'ora, io spero, ecco. Comunque, dovunque voi siate, basta che siate comodi, che siate comodi, non sentite la mia digestione, altrimenti è un casino. E chiudete gli occhi, inizia a fare dei respiri profondi dentro e fuori, dentro e fuori, sempre continuando a fare questi respiri profondi. Inizia a sentire ogni singola parte del tuo corpo che si rilassa e si distende, ogni tuo muscolo, e inizia a sentire le
Così
Sì, me la giocherò di tanto in tanto. Il fatto che non conoscevi Mengoni. Ma leggi po'. Ma leggi po' ci po'. Ma leggi po' ci po' ci po'. Ma leggi po' ci po' ci po' ci po'. Sto facendo un'illustrazione per un libro. Che libro? Che libro? Dici, 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 sono curioso, dai, sai che non puoi dire una roba così senza, vabbè, giustamente magari avrei firmato degli accordi, non potrei dire troppi dettagli né sul libro né sull'illustrazione, però così qualche dettaglio generico, insomma, generale, ecco, infatti, immaginavo non potessi dirlo perché ho un'amica che fa l'illustratrice e infatti anche lei spesso e volentieri diceva, insomma, firmava questi accordi di riservatezza e non poteva effettivamente. Io devo dire, raga, comunque ve lo dico, se firmassi un accordo di riservatezza, non credo che riuscirei a essere così riservato, nel senso, ci sta tipo che con un accordo di riservatezza tu giustamente non possa proprio dirlo a nessuno, ok? Ma io a qualcuno lo direi senz'altro, ne sono già, magari eviterei di andarlo a dire in live, no? Però, ecco, cioè, parlerei sicuramente, ne sono conscio, ne parlerei. E tipo, cioè banalmente, l'anno scorso, quando avevo visto in anteprima il primo episodio dei Ferragnez della seconda stagione, giustamente ho firmato un accordo di riservatezza per non condividere quello che c'era all'interno dell'episodio, o per non ricondividere l'episodio con la registrazione o cose di questo tipo. Però, cioè avete visto che comunque ve l'ho fatto capire, insomma, che avevo visto l'episodio con un annetto di anticipo e cioè sono fatto così, sono fatto così, sono fatto così. Luca, va, l'ultima cosa ti chiedo, se hai voglia di farmi 20 secondi di ASMR motivazionale, guarda sul canale, ne trovi diversi di ASMR motivazionale, abbiamo fatto già un po' di rilassamento guidato, dai. Ti posso dire che un libro fantasy, ora sto facendo l'illustrazione di un drago. Very cool. Di che colore lo farà il drago? Io i draghi li immagino arancioni, li immagino con la pancia arancione, ma l'arancione un po' diciamo pastello, che non un arancione strong. Ecco, per intenderci, tipo questo è il mio campionario colore, ok? Una roba molto più slavata di questo, ok? Molto più slavata. E invece tutto il resto del corpo lo immagino tipo ecco così, tipo così. Non verrà colorato, no. Che triste, che triste. Fanno una versione colorata per me. Arancione, arancione, arancione e rossa. Prima era mica entrata una persona di nome Paolo, uno dei miei migliori amici italiani. Actually, I can't remember Eric. I'm sorry, but I don't know. Ciao Sebi, come stai? Ciro, vado a ballare nel letto fra un po'. Vado a ballare nel letto, no, in realtà raga, non sono assolutamente fan delle discoteche. Non mi piace come ambiente. Ordini dall'alto mi dicono che non devo colorare. Disapprovazione. Rovesciamo il potere dall'alto. Rovesciamolo, rovesciamolo, rovesciamolo. Molto bene, Sebi, mi fa un sacco piacere. Cosa ci fai ancora sveglio a quest'ora? Ti dedico questo giro, che ne dici? Secondo me è un portento, ma la uso troppo poco.
quasi quasi non dormo. Vado a vedere se Luca è in live, ti faccio compagnia. Grazie Ciro, gentilissimo. Gibbo, adorerei, adorerei. Mi metto in posa adesso, fai un cattura schermo. Ero tipo
pazzo tipo, ah, ecco. Effettivamente le spugnette quando ho comprato dove il pennello, quando ho comprato questo pennello qui che è nel kit di pennelli, insomma, che c'erano queste spugnette qui, queste. Forse ce n'è una rosa che però, siccome io queste cose non le uso, era una spugnetta fatta tipo tutta, immaginatevela tipo tutta così, ok? L'ho data a mia madre, che ha detto non le serviva, ho detto tieni, tanto vabbè, è così, è così. Se mi dai il permesso, prendo una tua foto da Instagram e ci faccio un nuovo ritratto. Andata, cibo, andata, scegliene una bella. Cioè, ok? Così poi la uso per baccagliare. Anziché la foto, metto il ritratto, dico, sono io. Mi sono iscritto il 19 febbraio del 2019. Com'è possibile? It's not possible. Anche perché in realtà, raggi raggi, raggi raggi, tu mi vuoi raggirare? Raggi raggi. In realtà il canale si sì, è stato aperto il 19 di febbraio del 2019. Ma il primo video in realtà è stato pubblicato dopo. È stato pubblicato dopo. Penso di averlo pubblicato intorno al 23-24, insomma, di febbraio. Io mi ricordo che ti seguo da un video di un rastrello e la sabbia, non so che anno era, 2019, ed è questo. Non si vede perché c'è il microfono davanti, ma è fosse il dato di quando mi ero iscritto. In realtà non credo che YouTube vi metta da nessuna parte. Io non vedo il nome degli iscritti né da quando sono iscritti, però penso anche voi non abbiate modo in realtà di vedere da quando siete iscritti a un canale. Non credo che si possa fare. Poi magari sì, però non credo che si. Non ho mai visto questa informazione. Mamma mia, 4 anni proprio volati, ma sai che ci pensavo giusto ieri sera, Sebi, perché non so se vi ricordate quando facevo le live dove ora ho il letto, ok? Che avevo messo quella sorta di, non so come definirle, fili di luci che venivano giù, ve li ricordate? Quei fili di luce. Recentemente le ho tolte perché erano ancora messe un pochino sopra il letto, insomma, facevano un po', diciamo, atmosfera. Ma ultimamente mi avevano veramente rotto le scatole, non le accendevo più. E sarà tipo il mese scorso, le ho tolte tutte. E ieri sera, prima di andare a dormire, mi sono trovato a pensare, mamma mia, ma pensa quando c'erano le luci, che c'erano le luci e facevo le live con queste luci. E mi è presa una sorta di non malinconia o tristezza, però mi è presa proprio una sorta di, diciamo, consapevolezza del fatto
non so perché mi è presa questa cosa, e proprio perché riferito a quelle luci lì, no? Però in qualche modo pensare a quelle luci quando facevo le lap, avevo quelle luci lì dietro, non lo so, ho avuto proprio questa sorta di flash di confronto e mi sono detto, wow, è una vita fa, è una persona fa, no? Cioè proprio come se fossi cambiato da così a così, cioè non, quasi come se non fossi io in realtà ad aver fatto quelle live, cioè non, quasi non mi riconosco più in quella persona. Non lo so, una roba un po' strana, non vi capita mai, cioè di ripensare ai vostri vecchi. Non riconoscere in qualche modo, no, ma non in senso negativo, ma proprio solo perché magari siete cambiati, siete cresciuti, siete non necessariamente evoluti, però siete diversi, no? E non lo so, ieri sera ho fatto proprio questo pensiero e non lo so, 4 anni sembrano una vita da quando ho iniziato a fare i video. Boh, è stato molto strano, è stato molto strano. Io ti seguo da più di 2 anni, ci ho scoperto con i video sugli allineatori, sull'Invisalign, che comunque quelli erano nel 2020 anche, probabilmente avrei visto quello di quando ho finito, più o meno, sì, mamma mia. E nonostante ciò comunque non è che abbia i denti che voglio. Cioè non sono brutti, però. I denti che sporgono in avanti, quindi va benissimo, va benissimo. Non voglio che la gente sappia che esisto, poi il mio nome è scritto su certi libri, quindi mi vergogno, ma vero? Quindi se ti. Oddio, che libri tipo? Cioè per le illustrazioni dici tipo, giusto? O non lo so, sei su qualche libro strano. Dici. Io ricordo di averti conosciuto nei video di Alessandro SMR per quella sorta di compleanno del suo canale. Sai qual è la cosa divertente? Mi ricordo di aver fatto parte di quel video. Non ricordo cosa ho fatto in quel video. Fammi andare a vedere. Perché in quel periodo poi c'era stata una quantità pazzesca di nuovi canali. E avevo fatto anche una quantità pazzesca di collaborazioni in giro. Alessandro ASMR, Luca ASMR. Vediamo un po'. Quindi facevo queste collaborazioni, però poi dovessi dirti cosa avessi fatto nel video di Ale, in tutta onestà, non mi ricordo. Boh, vediamo Alessandro ASMR, vediamo un anno. Ah, è così che avevo la. Mi ricordo che ho odiato quella thumbnail perché ero tipo. Però sapete che non ricordo assolutamente cosa facessi in quel video. Andiamo a vedere, vado a vedere nel mentre. Comunque ti seguo sicuramente da tanto, tipo il primo roleplay parrucchiere. Ah beh, quindi sì, dai, è tanto, è tanto. E ora Kennedy. Se non so, ma tipo dal 2019 in poi sembra che il tempo vada più veloce. Ah, ma andrà sempre peggio. Andrà sempre peggio, Sebi. Fidati. Allora, eccomi. Ah, raga, ero dopo Chiara. Ero subito dopo Chiara. Vediamo cosa avevo fatto. Chiara, lasciami il mio spazio. Ah, forse facevamo tipo trigger insieme. Sì, avevo la clessidra. Ok, sì. Era durato poco, quindi sì, mi ricordo questa cosa. Forse poi ne ho fatti altri. Ok, sì, c'era. Cos'è una spugna? Che cos'è? Hanno dei fazzoletti, ok, quelli mi piacevano in effetti. E poi vediamo. Ma tipo raga, Debe che fine ha fatto? Debe. Debe ASMR. Fa ancora video? Sembra di no, mi sa. 8 mesi fa. È triste quando non fanno più video. Però ci sta, cambiano le cose. Anche su 30 anni rimango per sempre un diciottenne, non cambierò mai per illustrazioni. Okay. Io ho il tuo nome e il cognome, sai, Gibbo, posso andare a cercare. Comunque potresti fare un profilo Instagram tipo chiamato Miso Gibbo, dove pubblichi solo le tue illustrazioni.
necessariamente fare cose pubbliche diverse. Ciao Santiago, grazie mille, ricordo che ti eri presentato, avevi fatto un trigger, proprio pochissima roba perché eravate in tanti, sì, ma adesso stavo vedendo, abbiamo fatto forse 3 trigger e li aveva tipo smezzati durante il video. Non so se conosci Welsh ASMR, il suo canale in italiano è qualcosa di fantastico, me lo avevate consigliato. Fammi vedere. So che qualcuno me l'aveva detto già, il canale in italiano, Welsh ASMR italiano. Fammi vedere. Quanti canali ha? Welsh Football, Maps, Spanish, German, Dutch. No, allora forse questo no. Andrò a buttare un occhio. Iscritto. Ok, ok. It's my first live and it's wonderful. It's also funny to chat with you. You're awesome. Thank you. Thank you, Eric. Thank you so much. Oddio, Debe, secondo me ha un grande potenziale, ma purtroppo per impegni non riesce a registrare. Peccato. Io vedo adesso che non... ogni tanto sbuco, no? E dico, ma... Tizio Caio, che fine ha fatto? Perché inizialmente non vedi i video, ma giustamente dici, vabbè, non è che devi pubblica tutte le ore, no? Poi passa il tempo e non lo vedi, e passa anche dalla mente, no? Ma come tanti altri canali. E poi a un certo punto dici, ma... Tipo Andrea ASMR, anche lui si è tolto tutto, e... è triste. E anche Lori, Lori non c'è neanche più su, cioè, ha lasciato i profili e tutto, e ogni tanto vedo che mi guarda le storie, però non ha pubblicato nulla, non so, poi onestamente, cioè, ogni tanto è capitato di sentirci, di parlottare, però allo stesso tempo non eravamo così in confidenza e non mi sento da andargli a scrivere su Instagram e dire, vai Lori, che fine hai fatto, tutto bene, torni, non torni, perché già sapete, può dirmi, no? E allo stesso modo sento spesso Veronica, però allo stesso modo, ecco, mi sembra brutto andare a dirle, scusami, ma Lori che fine ha fatto? Giustamente, se non è più così presente, avrà le sue motivazioni. Mi sembra brutto andare a impicciarci. E vabbè, insomma, così succede. Non credo trovi qualcosa su Google su di me. Di certo non sono l'illustratore di Harry Potter. E vabbè, che vuol dire? Chi si ricorda di Marco ASMR? Ma Marco ancora fa qualcosa, no? Mi sembra. Ha pubblicato qualcosa di recente, mi sembra di aver visto. O no? 4 giorni fa? Sì, guarda che Marco sta pubblicando. Ha pubblicato giusto un video, non faccio più video. Non li fa più, qualcuno mi dà un riassunto dell'ultimo video? Ditemi. Questo microfono suona pazzesco. Microfono della 5. I microfoni della 5 sono molto buoni, in effetti. Sì. Più che altro devo dirvi, raga, secondo me il problema, sapete qual è? Che ultimamente penso che la ASMR sia calato, nel senso, ha avuto il boom nel periodo pandemia, fini, no? Proprio il boom anche a livello più nazionale di persone che scoprivano la ASMR, quindi insomma di appassionati, di nuovi canali, affini, visualizzazioni. Ora, avendo fatto il boom, tutto quello che sale prima o poi cresce, naturalmente, quindi la situazione è un po' più calma, e secondo me tante persone che magari hanno già degli impegni dicono, bah, la situazione è un po' statica, è un po' ferma, dedico il mio tempo su qualcos'altro, e quindi lasciano un attimo in pausa la roba. E secondo me è un po' quello, un po' quello. E infatti, vedi Sebi, siamo sulla stessa lunghezza di pensiero, abbiamo detto la stessa cosa praticamente insieme, e la vedo proprio come te. Ma secondo me, proprio perché secondo me magari, cioè, ci sta che magari hai altri impegni, no? Vedi che la situazione non decolla, o che comunque, insomma, potresti dire che peggiora, ma semplicemente c'è un calo fisiologico dal mio punto di vista. E quindi dici, vabbè, sai cosa? Sta andando a morire.
non ci sto a investire ulteriore tempo, sforzi o altre cose da fare, faccio altro, lo lascio lì se mi dà tempo e via. Questo per tanti canali che sono nati, insomma, nel periodo pandemia. Lori penso semplicemente abbia svoltato vita, ecco, e abbia piacere di fare altro, credo, non lo so, mi ha dato questa impressione dalle ultime cose che avevo visto, sentito, che avevo captato, poi magari non ho capito una cippa, però mi ha dato quell'idea lì. Però vabbè, alla fine raga fa anche ricambio e ci sta. Io boh, aspettate. Mi dicevo prima, quando in realtà c'era solo Gibbo, di chi c'è ora, sto rivalutando un attimo in questo periodo come modificare un po' la situazione video sul canale, perché effettivamente ve lo dico con onestà proprio in merito a questo, vedo che comunque i video, per quanto vengano guardati dallo zoccolo duro del canale, hanno una portata sicuramente estremamente inferiore rispetto a un paio di anni fa, un po' di tempo fa. Quindi sto studiando come fare per riuscire innanzitutto a fare contenuti senza impazzire io, perché comunque adesso se considerate faccio 4 live a settimana, un video a settimana, cioè alla fine raga ho ben poco tempo libero per dormire. Quindi sto ragionando come fare tutta questa roba qui. Però ecco, secondo me bisogna un po' anche, tra virgolette, evolvere, no? Perché rimanendo statici sulle cose che magari funzionavano 4 anni fa, giustamente poi si rimane fermi lì e non è detto che poi vada sempre bene. Ecco, quindi boh, vedremo. Ricordo che ci furono addirittura delle interviste in alcuni programmi sull'ASMR, sì, ne hanno fatte un sacco. Io consideravo, ho fatto un servizio fotografico per una rivista sull'ASMR, molto bella come cosa. E prima e ultima, periodando, mi dice disconnesso. Sta funzionando? Sì, ok, sta andando, sta andando. Beh, ci sta, insomma, come tutte le cose che fanno boom e c'è l'interesse addosso. E poi diventa normale, insomma, torna a essere tutto un po', che forse è anche un bene, no? Non avere tutta quell'attenzione mediatica addosso, secondo me ci sta. Possiamo fare un tipo in live dove andiamo a vedere i canali ASMR dal 2020 in poi. Potrebbe essere un'idea, perché no? Reaction ai video di 10 miliardi di anni fa. Qualche anno fa avevo pensato di creare un canale ASMR, ma poi ho scartato l'idea. Potevi farlo, Gibbo, potevi fare il tracing sul tatuaggio dei Mangiamorte. Oppure nascono anche ASMR artist più bravi, tipo questo Wesh, che secondo me non è male. Dopo vado a buttare un occhio. Dopo vado a buttare un occhio. Ma banalmente, raga, poi ci sta anche che comunque si creino nuove cose, no? Cioè, banalmente, premetto che quando Chiara ha aperto il suo canale, cioè io non, raga, onestamente Chiara prima del 2019 non l'avevo mai sentita, mai vista, ma perché non conoscevo proprio la ASMR, quindi prendete questa cosa così per quello che dico. Però Chiara sicuramente in Italia credo possa definirsi la prima ad aver fatto ASMR in Italia, e lei ha visto veramente nascere il fenomeno, no? Vederlo magari salire piano 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 piano, fare il boom e poi tornare di nuovo al pre-boom. Lei penso che questa cosa obiettivamente la vivrà con una, non lo so con quale spirito, no? Perché cioè, forse lo vede, lo vive in modo migliore, perché dice ok, ho visto proprio il boom e stiamo tornati a prima. Però al tempo stesso, vedendo il boom, vedendo l'innumerevole quantità di canali che si sono aperti e poi che sono chiusi, non lo so, penso faccia magari anche un po' di tristezza. Cioè fa tristezza a me vedere alcuni canali che mi piacevano che sono stati abbandonati dopo poco. Tipo io, raga, mi ricordo il canale di Lorenzo ASMR, non Lori, Lorenzo ASMR. Lori è ancora al canale, cioè Lorenzo l'ha tolto. Raga, Lorenzo Lore, non era proprio Lorenzo ASMR. Cioè io, raga, impazzivo per i suoi video, però
di fare ASMR. Sì, però al tempo stesso devo dire, secondo me, l'ASMR su TikTok, non lo so, cioè nel senso funziona o non funziona, cioè secondo me può essere un modo per portare la gente poi a guardare il video intero, no? Però tipo ma anche se c'è il video di 3 minuti, su TikTok difficilmente lo guardo e se c'è il video corto difficilmente mi rilasso in 30 secondi, 1 minuto, 40 secondi, quello che non mi fa effetto in quel poco tempo. L'unico contenuto ASMR che mi è piaciuto nel recente, che poi sono andato a seguire su YouTube, è quello di ASMR Calma, si chiama proprio ASMR Calma, che fa questi ASMR con delle illustrazioni, Gibbo prendi nota, tipo che ne so, cioè, disegna la faccia della persona, no? Il fa la skincare sulla faccia, gli toglie le rughe, gli toglie i brufoli, cioè è bello. E io l'ho beccata per caso su TikTok mentre guardavo i video per fare le reaction e poi l'ho seguita su YouTube e dico wow, questo è bello, quello mi ha proprio triggerato. Però gli altri, in tutta onestà, tant'è che anche per quello che ultimamente su TikTok non sto portando nulla, perché mi sono reso conto che lo facevo perché bisogna essere su TikTok, però per portare dei contenuti un po' così alla cazzo del cane ho detto magari no, magari no. E quindi, boh, raga, uno che ha visto anche il boom penso che sia Pietro SMR, ma Pietro ha cominciato dopo di me, quindi direi che ha visto il boom più o meno come posso averlo visto io, forse un pochino meno. Sicuramente era già, seguiva già i canali, ma i canali mi sembra l'abbia aperto dopo. Non vorrei adesso dire una fesseria, ma mi sembra l'abbia aperto dopo. Comunque i video ha iniziato a pubblicarli dopo. Però sì, penso che un pochino, cioè per dirti anche io comunque ho visto un po' il boom, perché io ho aperto il canale che in Italia ancora non c'era tutta questa apertura di canali, e l'anno dopo, quando è arrivata poi la pandemia, obiettivamente hanno fatto proprio il tan 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 tan. Sono nati tanti, ne hanno chiusi tanti. Però è così, raga. Oh, va così, che ci vogliamo fare? È così. Miei carissimi, io mi sto tipo addormentando in piedi. Abbiamo fatto le 3 di notte. Volevo fare le 3 ore di live, ho fatto le 3 di notte invece. Ma va bene così. E io farò come Baglioni, che mi levo dai e vado a dormire, anche perché altrimenti, domani diventa tragica. Eric, actually, no, I don't follow any sports. I'm not a sporty guy, I have to say it. Allora, io vi ricordo che ci vediamo domani sera su Twitch alle 23:30 indicativamente. Twitch Luca è. Ok, ci siamo di nuovo, raga. Ci siamo? Mi confermate che ci siamo? Ci siamo, molto bene. Allora, io vi auguro una buonanotte e vi ringrazio a tutti per essere stati qui con me questa sera. Chiudo prima che la live ci abbandoni, proprio così brutalmente la connessione, sarebbe spiacevole. E niente, buonanotte a tutti. Good night everyone. Good night Eric. See you tomorrow if you want.